Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Vi do davvero il benvenuto a questa serata che si inserisce all'interno di una serie di manifestazioni, di incontri, di conferenze, di mostre che l'Istituto Marie Curie di Garda e di Bussolengo ha organizzato per ricordare i 150 anni dell'anniversario della nascita di Marie Curie. Come ho detto in questi giorni, io che sono il dirigente scolastico di questo istituto, anche se non è mio il merito, anzi ringrazio la dirigente che mi ha preceduto, la dottoressa Anna Maria Seringaldi, che è qui presente, io sono orgoglioso che il nostro istituto, sono molto contento, felice che il nostro istituto abbia questo nome. Il nome di una persona, di una donna, di una scienziata che ha avuto una vita difficile per tanti motivi, sia personali che professionali, ma che però ha raggiunto dei risultati eccezionali. Non solo i due premi Nobel in due campi diversi, la fisica e la chimica, ma che ha avuto l'apprezzamento di studiosi, di scienziati. Faccio solo un nome, Einstein, che di lei parlava con parole molto, ma molto positive. Per cui ecco, siamo qui per ricordare questa persona. Domani, nei prossimi giorni, approfondiremo anche meglio la sua vita, la sua professionalità, la sua persona, eccetera. Oggi abbiamo però un taglio diverso, sulla base anche degli ospiti che abbiamo questa sera. Io, allora, innanzitutto il mio intervento è per ringraziare innanzitutto voi che siete qua presenti, ringraziare la dirigente del Marie Curie che c'era prima di me, le varie autorità delle amministrazioni locali del territorio che abbiamo invitato, il presidente dell'Accademia, tutti i docenti, gli studenti e quant'altro. Devo anche ringraziare tutti coloro che ci hanno dato che hanno collaborato con noi per questa manifestazione, li vedete anche nella slide, la Regione Veneto che ci ha dato il patrocinio tramite il suo presidente Luca Zaia, Poste Italiane, l'Università di Verona, la provincia di Verona e i vari enti che vedete qua. Io voglio ringraziare in maniera particolare il Comune di Garda, perché con il Comune di Garda non solo sulla la possibilità di svolgere questi incontri nel Palazzo dei Congressi, ma anche la collaborazione che c'è stata nell'ospitalità dei vari relatori, nella collaborazione ad organizzare insieme questa serie di incontri, di eventi, è stata davvero importante e fondamentale. Per cui darei la parola al Vice Sindaco Ivan Ferri per un saluto, perché mi sembra importante e doveroso. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti in questa sala. Non sono ancora vice sindaco, non so se lo sarò, sono un semplice assessore. Speriamo che sia benaugurante questa cosa, esatto. In qualità di amministratore e rappresentando comunque tutta la cittadinanza, per noi è sicuramente motivo di orgoglio essere qui presente stasera, ma soprattutto dare ospitalità nell'ambito di queste quattro giornate a personalità molto importanti nell'ambito appunto scientifico. È stata un'occasione anche per scoprire, diciamo, chi era Marie Curie. Io stesso diciamo non la conoscevo, e questo è stato un motivo per approfondire una conoscenza che mancava. Ed è questo anche, credo, secondo me, da rimarcare anche agli studenti. Cercate sempre di approfondire le cose, non fermatevi alla superficie, perché comunque alla fine anche appunto con il tempo si scoprono tantissime belle notizie belle cose. Vorrei fare appunto dare il benvenuto al professor Guido Tonelli in questa serata, per noi appunto sicuramente di orgoglio averla qui a Garda, e spero che il suo soggiorno
nella nostra piccola cittadina possa essere piacevole. E un benvenuto anche al collega di sindaco di Bussolengo qui presente stasera. Grazie a voi, perché comunque noi abbiamo solo dato una piccola disponibilità ad un grande evento organizzato, a mio modo di vedere, molto bene, e questo è merito soprattutto vostro, di istituto scolastico, che ha saputo portare a Garda un evento molto importante e che spero appunto possa dare agli studenti quel valore aggiunto che un istituto superiore come il vostro deve poter dare. Per cui grazie a tutti e buon proseguimento. Completo i ringraziamenti, perché è giusto ringraziare in particolare alcune persone. Allora, i ringraziamenti li voglio fare di cuore ai docenti del Marie Curie che hanno lavorato per questo evento. Come avete visto, è il frutto di un lavoro di mesi, non solo i docenti, anche il personale della segreteria, il nostro DSGA e quant'altro. Però un ringraziamento, senza togliere nulla al lavoro di queste persone, io qua mi sono impegnato e lo faccio davvero volentieri, un ringraziamento particolare lo vorrei fare ai numerosi e alle numerose studenti e studentesse del nostro istituto che davvero non solo in questi giorni, ma in queste settimane hanno contribuito in maniera fondamentale alla riuscita di queste manifestazioni. Dall'allestimento di questa sala a tutto il lavoro informatico per quanto riguarda volantini, dépliant, quant'altro, alla verniciatura delle panchine o delle griglie sui quali poi abbiamo appeso le nostre mostre e così via. Sono stati davvero molti che in maniera diversa, in varie giornate, in vari momenti, hanno contribuito positivamente. Quindi il mio grazie è un grazie di cuore a tutti e a tutte, perché è stato un lavoro fondamentale, ecco, e lo si vede. Darei la parola adesso ad uno dei nostri studenti per una breve presentazione, dopodiché la riprendo io per passare la parola ai relatori che non ho ancora presentato, ma c'è un motivo. Prego. Buonasera a tutti e benvenuti. Io sono Paolo Zerbini della quinta D del Liceo Scientifico di Garda e sono qui per presentarvi l'ospite di questa sera, ovvero il professor Guido Emilio Tonelli. Guido Tonelli. Guido Tonelli è un fisico e un accademico italiano che insegna fisica generale all'Università di Pisa. Dal 1976 si occupa del campo della fisica delle alte energie e quindi ha avuto il piacere, presumo, di lavorare presso il CERN di Ginevra e il Fermilab dell'Illinois. Dagli anni 90 si è concentrato sull'esperimento Compact Muon Solenoid, ovvero il CMS, presso il Large Hadron Collider di Ginevra. Questo esperimento, di cui il professore è stato il portavoce, ha portato alla rilevazione nel 2011 e alla successiva conferma della scoperta nel 2013 del bosone di Higgs. Questa scoperta ha poi nel 2013 portato al premio Nobel François Englert e Peter Higgs per aver teorizzato il meccanismo attraverso cui noi possiamo comprendere l'origine della massa delle particelle subatomiche. E il professor Tonelli è stato inoltre insignito di molte onorificenze, tra cui la medaglia d'onore del Presidente della Repubblica Italiana e il premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica. Inoltre vorrei sottolineare i lavori editoriali del professore e quindi Cercare mondi, La nascita imperfetta delle cose e La nuova fisica delle particelle e I segreti dell'universo.
questo punto io cederei la parola alla professoressa. Riprendo ancora io la parola in maniera brevissima, anch'io per presentare il professor Tonelli, come avete visto, ma anche un'altra persona che è la dottoressa Giulia Munaro. Allora, volevo partire da questa foto che avrete visto anche perché è stata pubblicata sui giornali. Nella mia circolare che ho inviato tempo fa all'istituto per appunto cominciare a illustrare tutte le manifestazioni usavo questa foto. Questa foto è del 1927, cioè 90 anni fa. È uno dei convegni che venivano fatti a Solvay in Francia e che raggruppavano i più importanti fisici dell'epoca. Se voi vedete, non c'è bisogno di spiegare, in prima fila voi vedete al centro Einstein. Ecco. Però qua dentro ci sono 17 premi Nobel, ecco, quindi persone fisici davvero molto importanti. Sono tutti uomini, una sola è una donna che è Marie Curie. Alla sua destra c'è Planck, poi c'è Bohr, proprio alcune delle personalità più importanti nel mondo della fisica. Ecco, tutti uomini. Seconda foto, è una foto del 2017, è all'Università di Trento ed è una foto che fa un po' il verso alla foto precedente, ecco. Però qui è stata messa, sono state messe chi? Tutte quelle docenti, ricercatrici, professoresse di fisica italiane, con un unico uomo. Vedete che è stato posizionato nel luogo di Marie Curie, ecco, non si trova a disagio, vedete che è molto... Però ecco, quest'unica presenza maschile è il nostro ospite di questa sera, è già stato presentato molto bene dal nostro studente ed è il professor Guido Tonelli. Prima di dare la parola a lui, do la parola alla dottoressa Giulia Munaro, che abbiamo invitato e ringrazio di essere qui presente per una introduzione sulle tematiche di questa sera. Buonasera a tutti, voglio innanzitutto ringraziare tutti i presenti, l'Istituto Marie Curie nella persona del dirigente Luigi Giuseppe Pizzighella per lo sforzo organizzativo e il professor Tonelli per la partecipazione. Questa sera vogliamo celebrare il 150° anniversario della nascita di Maria Sklodowska, meglio conosciuta come Marie Curie, dedicandole la lezione magistralis del professor Tonelli. Il professor Tonelli questa sera ci racconterà dell'emozionante viaggio della ricerca scientifica, un percorso segnato da scienziati, persone animate dalla passione e dalla meraviglia. Ed è proprio questo spirito, quello dell'avventura e della curiosità oltre il conosciuto, che accomuna i protagonisti di questa sera, Marie Curie e il professor Tonelli. Marie Curie, cui si deve la scoperta della radioattività, era una donna dall'intelligenza scintillante e dalla natura passionale. Fra tutte le persone celebri, la sola che la gloria non abbia corrotto, come la definiva l'amico Einstein. Un'avventuriera, una viaggiatrice, e di questo senso di ricerca costante ne intrisa la vita sia professionale che privata. Eccola Marie Curie, appena sposata con il suo Pierre, pronta a partire con i suoi pantaloni al ginocchio, ampi e comodi, per un viaggio di 3 mesi in giro per l'Europa, con la sua bicicletta vezzosamente decorata con dei fiori.
E qui si può assaporare tutta la modernità, il coraggio e la concretezza di Marie Curie. A me piace immaginarla così. Io sono Giulia Munaro, ingegnere biomedico e lavoro da 10 anni nella progettazione e nella sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative che vengono applicate nel campo della medicina per migliorare la qualità di vita delle persone anziane e affette da disabilità o malattie croniche. Ho lavorato in progetti in cui i sensori che erano stati ideati per i viaggi degli astronauti venivano poi applicati nelle magliette per monitorare i ritmi cardiaci di persone anziane. Ho sperimentato dei robot che sono stati installati nelle case di riposo per supportare gli anziani con deficit cognitivi e stimolarli nelle attività quotidiane. Proprio tutte queste tecnologie sono state ideate per un certo tipo di, per un certo scopo e sono poi state applicate al campo della medicina. Questo trasferimento tecnologico fu proprio per il miglioramento della qualità della vita, fu proprio uno degli obiettivi di Marie Curie. Lei stessa, durante la Prima Guerra Mondiale, si spese per la diffusione di strumenti per radiografie sia in strutture fisse che in stazioni mobili, le cosiddette Petit Curie. Marie Curie ne guidava una con la fascia della Croce Rossa al braccio, recandosi con la figlia Irene al fronte per istruire il personale di soccorso su come usare le apparecchiature e su come leggere le radiografie, salvando così molti soldati dalla morte o da mutilazioni atroci. Ancora di più, Marie Curie, attraverso la sua scoperta, pose le basi sia per la produzione e l'utilizzo di radiofarmaci per la diagnosi di tumori che per la terapia di alcune forme di cancro. I coniugi Curie erano ben consapevoli dei possibili benefici della loro scoperta per l'umanità e intenzionalmente non depositarono il brevetto. Marie Curie era una sognatrice, per la quale perseguire disinteressatamente un fine era altrettanto imperioso quanto impossibile pensare al profitto, come lei stessa diceva. Ma Marie Curie era anche coraggiosa, era una donna in un mondo di maschi. Pur essendo una delle scienziate più importanti del mondo, la prima a conseguire 2 Nobel in 2 materie differenti, uno nel 1903 in fisica e uno nel 1911 in chimica, la prima ad ottenere la cattedra alla Sorbona, non ebbe una vita semplice in quanto donna. Mi ricordo quando agli inizi della mia carriera, giovanissima, ho partecipato a una riunione a Bruxelles, in mezzo a un gruppo di luminari, tutti maschi, provenienti da tutta Europa, per la preparazione di un report per la comunità europea in merito a un progetto che stavo seguendo allora. Mi trovavo all'Hotel Metropole, lo stesso in cui nel 1911 è stato organizzato il primo congresso Solvay, in cui Marie Curie era l'unica donna, in mezzo ad altri scienziati, tutti maschi, proprio come mi ritrovavo io. Fu di grande stimolo. Come ha anticipato il dirigente, un'altra foto del quinto congresso di Solvay del 1927 è rimasta simbolo del primato di Marie Curie come unica donna scienziata fra i partecipanti. 90 anni dopo, nel 2017, in occasione del congresso della Società di Fisica, questa foto è stata scattata a ruoli invertiti, con il nostro professor Tonelli, unico maschio. Questa fu l'occasione per uno spunto ironico sulle carriere delle donne negli ambiti scientifici. Al tempo di Marie Curie, però, c'era l'idea diffusa che la scienza non giovasse alle donne, rendendole immorali e pericolose per la società. Nel 1911, Marie Curie, già provata dalla morte dell'adorato marito qualche anno prima, dovette sfidare pregiudizi di ogni genere mentre combatteva una personale battaglia contro la depressione. La candidatura di Marie Curie all'Accademia delle Scienze francesi ad intero appannaggio maschile venne scartata in un clima maschilista, razzista e antisemita, nonostante lei avesse già un Nobel.
Marie Curie era donna, indipendente, scienziata e di presunte radici ebraiche, dovute al cognome da nubile e alla nazionalità di origine polacca. Per di più, lo scandalo della sua relazione con il fisico Langevin, più giovane, sposato, con 4 figli ed ex studente del marito, investì il gossip parigino e tutto il mondo accademico. Marie, non la scienziata, ma la straniera rubamariti, fu costretta a barricarsi in casa assieme alle 2 figlie. Lo stesso comitato Nobel le chiese ragione della sua vita privata, ma Marie Curie si recò ugualmente a Stoccolma a ritirare il suo secondo Nobel, sfidando ancora le convenienze suggerite dalle circostanze e rivendicando i suoi meriti come scienziata. La vita non è facile e allora bisogna perseverare e avere fiducia in se stessi, scrisse Marie Curie. Marie Curie era coraggiosa, ma anche fragile. La vicenda la portò ad una crisi depressiva, da cui però ancora una volta riuscì a riprendersi con il supporto degli amici, qui la vediamo con Einstein durante le loro passeggiate, e con l'amore delle figlie, a cui era legatissima. Marie Curie era umana, con degli effetti e una vita quotidiana. Marie Curie fu anche imprenditrice. Dopo la guerra partì per l'America alla ricerca di fondi a sostegno della propria ricerca. È dunque difficile conciliare l'immagine che la storia ci ha tramandato di Marie Curie, austera, perfezionista, nel suo vestito nero a lutto, china sul tavolo del laboratorio in mezzo agli alambicchi, con quella della donna passionale e appassionata dalla biografia sorprendentemente moderna. Eppure in lei convissero questa e molte altre anime. Per questo motivo esorto i presenti e in particolare le alunne dell'istituto a ispirarsi a questa grande donna, dalla tenacia estrema che percorse la sua strada senza scendere a compromessi, in un fine intreccio fra genialità, fragilità e quotidianità, per capire che per essere geniali per capire che si può essere geniali pur conducendo una vita normale, che si può essere scienziati pur seguendo i tumulti del cuore e che il viaggio della scienza è un'avventura emozionante. Prima di passare la parola al professor Tonelli, vorrei leggervi alcune parole di Marie Curie. Sono fra coloro che pensano che la scienza abbia una grande bellezza. Uno studioso nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è anche un bambino messo di fronte a fenomeni naturali che lo impressionano come una fiaba. Non dobbiamo lasciar credere che ogni progresso scientifico si riduca a dei meccanismi, a delle macchine, degli ingranaggi che pure hanno anch'essi una loro bellezza. Io non credo che nel nostro mondo lo spirito d'avventura rischi di scomparire. Se vedo attorno a me qualcosa di vitale, è proprio questo spirito d'avventura che mi sembra impossibile da sradicare e che ha molto in comune con la curiosità e che penso sia anche lo spirito che anima le ricerche del professor Guido Tonelli. Buonasera, si sente? Buonasera a tutti e ringrazio per le belle parole, anche forse esagerate, che avete usato nei miei confronti dalla presentazione, e anche questo paragone con Marie Curie è un po' ironico, no? Si vede dalla foto che, cioè, nessuno di noi in quella foto presa a Trento si può paragonare a quel gruppo di menti incredibili che nel 27 si è riunito a Bruxelles. Però ci è piaciuto quando Luisa Cifarelli, che è la presidente della SIF, mi ha chiesto se mi andava bene, se accettavo di fare questa cosa, questo gioco, mettiamolo così, l'ho accettato con grande piacere, appunto con l'idea che non ci possiamo paragonare a quelli, ma il messaggio che vogliamo dare e che dà un po' la scienza moderna, e che è un messaggio che io ho immaginato per la mia nipotina, che ha 9 anni, è questo, che la scienza è oggi un terreno aperto per tutte le giovani menti e in particolare anche per le giovani menti delle ragazze che studiano e che hanno voglia di affermarsi. È un ambiente estremamente stimolante, estremamente avventuroso. Delle parole di Marie Curie
sono simili a quelli che potrei usare, diciamo, oggi a distanza di più di 100 anni. E stasera faremo insieme, cercherò di trasmettervi in qualche modo, diciamo, alcune di queste emozioni, di sfatare questo mito che la fisica e la scienza sono materie fredde, tecniche, in cui si richiede, diciamo, solo la parte razionale e che devi lasciare da parte le emozioni, e invece il contrario. Cercherò di convincervi attraverso l'esperienza mia, che di uno dei, diciamo, delle persone che cerca di farlo scienziato oggi, quanto rimangono vere quelle parole che hanno espresso in quel modo così preciso. Per certi versi, se mi metto, cioè io per esempio sono appassionato anche di fantascienza o di fantasy, ogni tanto vedi questi film, diciamo, però è buffo, perché lo sforzo di fantasia più avanzato che uno possa immaginare, o il racconto di fantascienza più innovativo, più, diciamo, originale, impallidisce rispetto alla potenza immaginifica della scienza moderna. Cioè, nella scienza si trovano dei concetti, delle cose che fanno girare la testa molto di più che nella fantascienza. Per certi versi la scienza moderna sviluppa concetti o idee talmente avanzati che fanno sembrare il più avanzato racconto di fantascienza un qualcosa di banale e vicino alla vita quotidiana. Di questo magari parliamo un po' nel corso della serata. Dico questo perché è verissimo quello che veniva detto in conclusione. Non sono io. Veniva detto in conclusione, cioè che è una grande avventura. Per certi versi, ecco, se uno mi chiedesse oggi a cosa puoi paragonare il lavoro degli scienziati moderni, l'immagine che mi viene in mente, la più immediata, è quei velieri del Settecento, quando nel 600-700 c'era ancora da esplorare terre, c'erano ancora mondi da scoprire. E cosa succedeva? Succedeva che un gruppo di ardimentosi, di gente che spesso aveva anche provenienze strane, alcuni avevano grandi sogni e miraggi, altri avevano da dimenticare un passato, si mettevano insieme e formavano queste ciurme composite, fatte di persone di tante nazionalità, di tante lingue diverse, che avevano un unico obiettivo, che condividevano un sogno, e il sogno era di raggiungere una nuova terra, un territorio sconosciuto. Ecco, se uno oggi guarda all'organizzazione scientifica, al CERN, ai gruppi di ricerca del CERN, o guarda ai gruppi di ricerca che hanno scoperto le onde gravitazionali, o guarda ai gruppi che fanno ricerca in astronomia, in astrofisica, vede queste caratteristiche. Sono ciurme ribelli di persone molto giovani, più delle volte. L'età media delle persone che lavorano al CERN è 37 anni, quindi io sono fra i più anziani, diciamo. È un mondo di continuo leve di gente fresca, giovane, brillante, con idee nuove, che viene e propone nuove idee innovative. Vengono da tutto il mondo. In CMS, per esempio, l'esperimento in cui partecipo, l'ho guidato per parecchi anni, ci sono 40 nazionalità diverse. Si parla inglese, ma ci sono culture, usanze, abitudini che vengono da 40 paesi diversi. C'è un unico obiettivo che condividiamo, scoprire, dare risposta ai grandi misteri, ma c'è quello stesso spirito d'avventura che animava i ricercatori. Cioè ci vuole, sì, tanta disciplina, devi imparare per anni, devi seguire, devi imparare tutta la fisica che è stata fatta fino a quel momento, devi sapere tutte le tecniche più innovative, però questo non basta. Cioè, a un certo momento ti si chiede di inventare qualcosa di nuovo, come a quel tempo si chiedeva di cercare una rotta nuova, esplorare una parte della Terra che nessuno aveva mai esplorato prima. E dai la stessa identica sensazione, cioè in quel momento sai che stai rischiando, rischi tutto, perché sai che quello che cerchi è molto difficile e che se fosse stato facile l'avrebbero già trovato altri. Sai che ti avventuri in un territorio sconosciuto, sai che potresti sbagliare, potresti fallire, anzi è probabile che fallirai. Cioè i fisici, gli esploratori moderni hanno un po'
questa caratteristica. Mettiamo in conto fin dall'inizio che possiamo fallire, accettiamo il fatto che possiamo sbattere contro il muro. Anzi, il fatto di sapere che il nostro è un mestiere rischioso, in che termini rischioso? Rischioso perché tu puoi lavorare 10 anni e a un certo punto scoprire che la strada che hai imboccato non ti porta da nessuna parte. Oppure rischioso perché è un mondo anche competitivo e tu puoi lavorare, per esempio, a scoprire un certo stato della materia, lavorando appunto per anni e anni con molte persone e poi un mese prima che magari tu riesci a raggiungere l'obiettivo, lo raggiunge un altro. E sì, sei contento che la scienza abbia fatto un passo avanti, però diciamo è come se tutti i tuoi sforzi fossero vanificati, no? Perché quell'altro resterà nella storia, nei libri, prenderà premi, riconoscimenti e tu dovrai ingoiare un boccone amaro. Ecco, queste cose che vi dico succedono sempre in ambito scientifico, ma queste cose non ci trattengono dal cercare l'avventura perché è talmente bello, entusiasmante, esplorare i confini della conoscenza, cioè spingersi con la mente, sapendo che sei nel punto a cui è arrivata l'umanità, no? E sai che se riesci ad andare un po' oltre potrai vedere delle cose meravigliose. Allora, questa sensazione che si prova quando si fa lavoro scientifico d'avanguardia è, per chi ha passione per queste cose, per chi ha curiosità, per chi ama l'avventura e l'innovazione, cioè il pensare fuori dal comune, è una soddisfazione immensa che ripaga ampiamente tutte le difficoltà o i rischi di cui parlavamo prima. Quindi siccome la maggioranza di voi stasera sono ragazzi, ragazze, giovani, mi piacerebbe, diciamo, ecco, che alla fine di questa serata qualcuno di voi sentisse dentro di sé, se si chiedesse, diciamo, si facesse una domanda, diciamo, può darsi che anch'io ho quel tipo di richiamo, può darsi che dentro di me, magari nascosto, magari non me ne rendo neanche conto, c'è quella curiosità, può darsi che potrei anch'io far parte di quella ciurma, di quella pattuglia, di quel gruppo di esploratori, di quella gente che si butta in questa impresa senza pensare ad altro. E se questo non succederà, va bene lo stesso, diciamo. Quello che mi interessa forse sarà condividere con voi le passioni e le emozioni e i momenti belli e anche i momenti brutti che, diciamo, ho vissuto e che ho attraversato. Ma lo faremo facendo una specie di viaggio, quindi cercheremo di fare un'escursione in questi mondi complicati senza usare formule, senza usare equazioni. La fisica purtroppo usa un bagaglio tecnico molto complicato che richiede anni e anni di esperienza. D'altra parte non c'è nessuna attività seria che non richieda anni e anni di esperienza. Se vuoi scalare bene una montagna è meglio che ti alleni per anni e anni. Se vuoi giocare bene a pallone in maniera professionale non puoi pensare di cavartela con una settimana di scuola per giovani calciatori. Sono tutte qualunque attività, vuoi fare il musicista, vuoi fare l'attore, qualunque attività seria richiede anni e anni di addestramento. E questo è vero anche per la fisica. Nella fisica ci sono bisogna impadronirsi di questo bagaglio tecnico che è in generale un ostacolo, ed è un ostacolo anche alla trasmissione delle conoscenze della fisica. E siccome io voglio invece riuscire, cercherei stasera, spero di riuscire a trasmettervi, diciamo, l'essenza delle cose che sappiamo allo stato attuale delle conoscenze, lasciamo perdere il bagaglio tecnico, perché quello sarebbe un ostacolo, no? Cioè, mi capirebbero forse 5 persone o 10 qua dentro, quindi eliminiamo ogni questione che ha a che fare con la matematica, con le formule e con le equazioni. Parliamo di fisica attraverso le immagini. Quindi quello che vi racconterò probabilmente non sarà molto preciso, molto perfetto, non sarà rigorosissimo, perché le immagini, con le immagini si perderà un po' dei concetti, ma sono sicuro attraverso le immagini riusciremo insieme a capire alcune delle cose che sono lo stato attuale delle conoscenze. Di cosa voglio parlare stasera? Vi voglio parlare di una cosa semplice: da cosa è nato l'universo e che fine farà? Quindi, ecco, l'avete
ci siamo, eh? Quindi facciamo questo viaggio, allacciatevi le cinture, tenetevi ben saldi sulle sedie, ma diciamo vedrete che il viaggio, ci sarà qualche scossone, ma alla fin fine non sarà così complicato come il titolo potrebbe far pensare. La prima cosa, diciamo, sono alcune delle cose che non avrei tempo di sviluppare, diciamo, se dovessi argomentare, spiegare e raccontare, quindi vi dovete un po' fidare di alcuni assunti, ipotesi, insomma, che vi devo buttare un po' lì, poi magari se ne può parlare se ci sono delle curiosità. Come si fa a capire l'origine dell'universo che ci circonda? Noi siamo qui parte di questo universo, è un universo materiale, siamo fatti di atomi, di molecole, di materia, intorno a noi ci sono dei pianeti, delle stelle, delle galassie. Questo universo materiale, come possiamo fare per capire da dove è nato e quando è nato? Prima questione, la materia che ci circonda oggi, è quella a cui noi siamo più affezionati perché siamo vicini, la Terra, è una materia vecchia di miliardi di anni. Quindi, per esempio, ci sono rocce, montagne, la cui età si misura in centinaia di milioni di anni, sono fossili che hanno centinaia di milioni di anni, sono rocce antiche che hanno miliardi di anni sul nostro pianeta. Si capisce subito che l'oggetto che ci circonda, in cui noi siamo arrivati qualche milione di anni fa attraverso una serie di passaggi abbastanza complicati, è molto più vecchio di noi, molto più vecchio della nostra specie, molto più vecchio delle scimmie antropomorfe da cui noi veniamo, molto più vecchio dei dinosauri che prevalevano sulla Terra prima che i mammiferi. Cioè, stiamo parlando di miliardi di anni, no? La scala dei tempi di questa cosa in cui noi oggi siamo inseriti sono i miliardi di anni. Quant'è l'età dell'universo? Qui vi devo dare questo numero, 13,8 miliardi di anni, e dovete prenderlo come un numero, diciamo, sul quale non ci sono molti dubbi, c'è un'enorme quantità di risultati che indicano questa data. Abbiamo trovato la carta d'identità, è come se avessimo trovato la carta d'identità universo nato XY 13,8 miliardi di anni fa. L'oggetto molto vecchio, questo è il primo messaggio. La materia che ci circonda, di cui noi stessi siamo fatti, è molto vecchia, è una materia molto vecchia. La seconda cosa che dovete, un secondo su cui dovete darmi fiducia, diciamo, è che è l'universo attuale, la materia che compone l'universo attuale è in uno stato molto freddo, di temperatura molto bassa. Questo stupisce molto quando ne parlo in pubblico, perché ovviamente noi siamo abituati a considerare la temperatura, cioè è freddo quando siamo a meno 5 gradi, cioè quando c'è il ghiaccio, quando c'è la neve, ed è caldo quando sono 35-40 gradi. Siamo abituati a considerare freddo e caldo delle temperature che rispetto alle temperature dell'universo sono tutte caldissime. Perché abbiamo questo pregiudizio? Perché siamo sul pianeta Terra. Il nostro pianeta è uno dei pianeti abitabili cosiddetti del Sistema Solare, cioè quelli in cui la distanza tra la stella madre e il Sole è tale per cui l'acqua è allo stato liquido. Quindi la temperatura media sul pianeta Terra è quella lì, 0 gradi, la temperatura di congelamento dell'acqua, più 50 sei nel deserto del Nevada, la Valle della Morte, meno 50 sei all'Antartide, siamo lì, 100 gradi intorno allo zero. Se però ci si allontana dal pianeta Terra, appena vai su un aereo e senti il pilota, l'aereo vola a 9.000 metri, 10.000 metri, e il pilota dice fuori c'è meno 50, 55 a seconda, no? Cioè vedi subito che qualcosa ti deve subito far scattare, diciamo, il campanello d'allarme. Cioè queste nostre temperature sono anomale. Appena esci, non dico dall'atmosfera perché sei ancora a 10 km dalla Terra, niente, la Terra è 6.400 km il raggio terrestre, quindi se uno vede i nostri aerei, li vede attaccati alla Terra, perché 6.400 più 10, nulla, è lì, l'aereo è lì che gira, lì sei già a meno 50 gradi centigradi. Appena ti allontani alle distanze delle stazioni spaziali, che sono 400 km dalla superficie, quindi ancora sono attaccati alla Terra,
la stazione spaziale, quella in cui c'è Nespo, che c'è ora, che gira, che orbita, su prima c'era Samantha, Cristoforetti, quelle stazioni lì che ci sembrano molto distanti, sono lì a un passo, ci mettono pochi minuti arrivare lì, sono 400 chilometri, una baggianata, è più distante andare a Roma che arrivare sulla stazione spaziale, sono 400 chilometri in verticale, ma è vicina come distanza. E lì le temperature sono subito temperature che vanno, precipitano, appena esci dall'atmosfera, lì sei uscito dall'atmosfera, che diciamo 100 km per avere un'idea, appena esci dall'atmosfera le temperature precipitano subito a temperature diciamo vicine a quello che chiamiamo lo zero assoluto, meno 200, lo zero assoluto sarebbe meno 273 gradi centigradi, e lì sono temperature di pochi gradi sopra lo zero assoluto, tipicamente 3-4 gradi sopra lo zero assoluto. Quella temperatura lì che trovi appena ti allontani da un pianeta è la stessa temperatura che trovi sulla Luna, su Marte, diciamo fuori Marte, diciamo, basta che non vai sui pianeti, basta che stai nello spazio in cui non c'è, diciamo, essenzialmente materia, diciamo, la faccia nascosta della Luna, non c'è irraggiamento su qualunque satellite quando viene in ombra, cioè non riceve direttamente luce solare, su quel satellite, perché sono complicati? Perché quando un satellite è illuminato, da una parte c'hai temperature mostruose e dall'altra c'hai meno 270 gradi centigradi, e quindi c'hai deformazioni, sono difficili da modellare, perché c'hai sulle due facce dello stesso materiale c'hai un'enorme variazione di temperature, più di 200 gradi di escursione termica. Insomma, conclusione, in qualunque punto dell'universo, ecco, facciamo ora un'ipotesi, mettiamo al solito con le immagini, forzando un po' anche la fisica, ora rimpiccioliamo l'universo, no? L'universo non è infinito, possiamo valutarne le dimensioni, l'universo visibile, voi siete abituati a usare numeri, diciamo, in notazione esponenziale, quindi se dico in potenza di 10, se dico 10 alla 28 centimetri, sapete che è un 10 con, no? Un certo numero di zeri dietro, e questa è la dimensione dell'universo visibile attuale. Ora noi abbiamo un bottone e lo rimpiccioliamo e lo facciamo diventare un metro, come nei film, no? Si vede questa enorme struttura che l'abbiamo rimpicciolita ed è qui, sta qui, eccolo qui, l'universo è qui davanti a me. Ora ce l'abbiamo davanti, abbiamo un termometro e misuriamo la febbre dell'universo, misuriamo la temperatura. Come si misura la temperatura? Come quando misuri la febbre a un bambino, gli metti il termometro in buona, ci sono quelli a infrarosso che non lo tocchi, ma insomma una volta si metteva il termometro sotto la scena o in bocca e nell'orecchio, queste cose qui, e misuravi la temperatura del bambino. Così facciamo con l'universo, misuriamo in vari punti la sua temperatura. Che cosa misuriamo? Meno 270 gradi centigradi, cioè 3 gradi sopra lo zero assoluto. L'universo che ci circonda è freddissimo. È vecchissimo e freddissimo. Questo è il primo punto, la prima cosa che bisogna capire, perché questo ci spiega perché io non posso capire l'origine di questo bicchiere guardando il bicchiere. Questo oggetto è vecchio ed è freddissimo rispetto all'universo primordiale. È come se uno avesse, nessuna persona sana di mente si propone di fare un progetto di ricerca sui neonati. Dice, io scelgo come campione per capire il comportamento dei neonati un gruppo di 20 ultracentenari, attraverso lo studio di ultracentenari capirò come si comportano i neonati. Ti prendono per matto. Il neonato ha una vitalità, una reazione, un modo di comportare, non puoi estrapolare dalla lentezza e dalle malattie, dalla situazione psicologica di un gruppo che ha superato i 100 anni. Ecco, e sono 100 anni, quindi immaginate cosa si può capire della materia primordiale se studiamo la materia di oggi. Capiremo nulla. Se studi la materia di oggi non capisci niente, perché la materia di oggi è troppo vecchia ed è troppo fredda. Quindi l'universo primordiale, l'universo bambino, devi ingegnarti, devi studiarlo, lo puoi studiare, ma non mettendo sotto, diciamo, il microscopio la materia ordinaria. E qui vengono le idee innovative. Qui i fisici negli ultimi 100 anni, a partire da quel gruppo di menti incredibili, ha sviluppato due modi, due metodi con i quali è stato possibile
capire, ricostruire in tutti i dettagli, o quasi, la nascita dell'universo e l'origine della materia. Quali sono questi due modi? Sono due modi completamente diversi tra loro, completamente indipendenti, e sembra anzi che non abbiano nulla a che fare, che siano del tutto, diciamo, com'è che riescono ad arrivare nella stessa direzione? E questa è una delle cose che mi stupisce tuttora. Il primo modo è quello che uso io, che sono un fisico delle particelle. Noi usiamo acceleratori di particelle. Cosa sono gli acceleratori di particelle? Sono grandi infrastrutture, tipicamente messe sottoterra, a 100 metri sottoterra, come LHC, 27 km è la circonferenza di questo tubo, è un tunnel di 4 metri di diametro che corre per 27 km sottoterra. In questo tunnel, una galleria, c'è un tubo a vuoto di queste dimensioni che contiene un tubo più piccolo di queste dimensioni, pochi centimetri di diametro, in cui viene fatto il vuoto più spinto, cioè si estrae l'aria, l'acqua, tutte le molecole, il più possibile, perché in quel tubo a vuoto facciamo circolare piccoli brandelli di materia, che sono i protoni. Cosa sono i protoni? I protoni sarebbe il nucleo dell'atomo di idrogeno. L'atomo più semplice è fatto da un protone e un elettrone che gli gira intorno. Levate l'elettrone, quindi prendete una... Quando c'era una volta c'erano le fiere con i palloncini e c'era un signore, ora non usano più, usano l'elio, perché l'idrogeno è infiammabile, una volta si gonfiavano i palloncini con l'idrogeno, è più leggero dell'aria e questo fa felici i bambini perché il palloncino sale e ogni tanto, se non lo legano, lo perdono. L'idrogeno di quelle bombole, del Luna Park, della festa di paese, è fatto da un protone e un elettrone. Strappate l'elettrone, come si fa a strappare un elettrone? Con una scintilla, con un campo elettrico. L'elettrone è negativo, ci mette un forte campo elettrico positivo, oppure ci manda una luce energetica, insomma sono vari modi per, diciamo, strappare via l'elettrone dall'atomo di idrogeno e rimane un protone che è una particella carica positiva. La particella carica positiva la puoi accelerare, ci metti un campo negativo, un campo elettromagnetico negativo. Il campo negativo attira la particella positiva e questa prende velocità. Prende velocità se è nel vuoto, perché se la fai nell'aria, questa sbatacchia contro le molecole dell'aria e non prende nessuna velocità. Se è nel vuoto, riesce ad arrivare fino al campo, lì ci fai un buchino, dove pensi che arrivi, ci fai un buco, e lei entra in questo elettrodo accelerata. Passa dall'altra parte ce ne metti un altro, e questa aumenta la sua accelerazione. Hai fatto un acceleratore di particelle con una serie di elettrodi metallici a potenziale negativo crescente, i protoni vengono via via accelerati. Questo giochino, usare campi elettrici per accelerare i campi, per accelerare cariche positive, lo puoi fare entro certi limiti, devi fare attenzione perché quando aumenti la velocità oltre un certo limite, vai vicino alla velocità della luce. L'oggetto non aumenta la sua velocità ma aumenta la sua massa, ingrassa, diventa sempre più massiccio e pesante, la velocità rimane praticamente C e soltanto che lui ingrossa, diventa massiccio. Lo devi far circolare in una traiettoria circolare, in una circonferenza, e ancora sfrutti l'elettromagnetismo, usi dei campi magnetici, le calamite, campi dipolari nord-sud. Le linee di forza sono così, e i campi magnetici, quando una carica elettrica entra dentro un campo magnetico, riceve un calcio laterale. Se la carica entra così, prende una botta verso il centro, ed è così che fai l'orbita circolare. Acceleri, dai un calcio, acceleri un altro po', dai un altro calcio, e a forza di calci lo fai andare su una traiettoria circolare. Avete fatto, siete diventati un esperto di magneti e di acceleratori, potete costruirne uno a casa vostra. È un pochino più complicato di così, ma il principio è semplice. Si accelerano particelle cariche in un tubo a vuoto, si accelerano con i campi elettrici, si deviano con i campi magnetici in maniera che possano rimanere su un'orbita circolare. E quando li hai accelerati, ne fai circolare un fascio, un gruppo di questi protoni in una direzione, fai circolare un altro nell'altra direzione, e a un certo momento in alcune zone molto particolari li fai collidere, li fai
diciamo, arrivare nello stesso punto, aumenti la probabilità che possano scontrarsi. Hai protoni di alta energia, più alta che ti riesci di raggiungere, che si scontrano. Ed ecco che qui succede una cosa strana, prevista da quei signori che avete visto nella fotografia, in particolare da quello che era al centro. E qui devo rompere la convenzione, devo usare una formula, però sono sicuro la conoscete tutti. E uguale a MC4. Quel signore che era al centro, Einstein, scoprì che energia e massa sono la stessa cosa, che puoi trasformare massa in energia e viceversa. Ed è quello che fai quando ci sono le collisioni fra protoni. Protoni molto massicci, altamente energetici, collidono fra di loro, la collisione, energia della collisione, si trasforma in massa di particelle. Attenzione, i protoni sono oggetti piccoli, minuscoli, non si può vedere nulla, ma se fossimo lì a vedere non vedremmo nulla. Questi gruppi di protoni, nella calcio ce ne sono 100 miliardi, 150, pacchetti di protoni, immaginate un filamento che ha le dimensioni di un millimetro, un filo della luce, un filino, che a un certo punto viene strizzato a dimensioni di 10 micron, un decimo di un capello, e viene portato in collisione con un altro filamento, e se uno fosse lì a guardare non vedrebbe niente, non si vede niente, perché sono oggetti talmente piccoli, le energie in gioco sono talmente piccole che non c'è nulla di macroscopico. Ma in quella piccolissima regione in cui avviene la collisione, l'energia locale, quindi la temperatura di quella piccola regione, è talmente elevata che in quella piccola regione si riproducono le condizioni dell'universo primitivo, dell'universo primordiale. Ecco il trucco. Facendo avvenire le collisioni, io riporto in vita, chiamiamoli così, i dinosauri che popolavano l'universo primordiale, le particelle elementari che popolavano l'universo primordiale, che sono soffocate non appena l'universo primordiale si è raffreddato. Io, riscaldando la materia conosciuta alle temperature incredibili che c'era nell'universo primordiale, ricreo l'ambiente favorevole perché in quel piccolissima regione fioriscano delle particelle che sono estinte da 13,8 miliardi di anni. Le riproduco, le faccio rinascere e le posso studiare. Dopo una frazione di secondo decadono, ma producono segnali, se circondo questa zona di interazione, con apparati sensibili, producono segnali che io posso usare per capire, per studiarne le proprietà. È così che abbiamo scoperto il bosone di Higgs, l'abbiamo riprodotto in laboratorio. Il bosone di Higgs, perché non posso andare al mercato a ordinare un mezzo chilo di bosone di Higgs? Perché il bosone di Higgs è morto, si è estinto, è congelato subito dopo il Big Bang. Perché è talmente massiccio ed energetico che via via che l'universo si è raffreddato subito, è subito congelato. E allora cosa facciamo dell'LHC? Con l'energia delle collisioni percuotiamo il vuoto, lo scaldiamo e attraverso questo riscaldamento dal vuoto schizzano fuori quelle particelle che col riscaldamento si trovano bene. Alcune di queste, ce ne hanno di tutti i colori, alcune di queste sono state identificate come bosone di Higgs. Ecco qua il trucco. Si può ricostruire la nascita della materia attraverso gli acceleratori di particelle, attraverso questo sistema, riproducendo le condizioni iniziali, le condizioni dell'universo primordiale. Certo, non stiamo riproducendo il Big Bang, per l'amor di Dio, sarebbe anche pericoloso. Riusciamo soltanto in una piccola regione, piccolissimo volume, più piccolo delle dimensioni di un protone, una frazione delle dimensioni di un protone, in quel piccolo volume si riproducono delle temperature enormi, e in quelle temperature enormi ritrovano vita le particelle dell'universo primordiale, che subito, essendo questo nostro universo freddo, spariscono, decadono in particelle ordinarie, ma ci basta che durino per una frazione di secondo per poterle studiare, per poterle capire. Questa è la strada che seguono i fisici delle particelle, ecco perché fisica delle particelle non vuol dire studiare le particelle, vuol dire capire l'origine dell'universo attraverso la riproduzione in laboratorio di particelle primitive, primordiali, estinte da miliardi di anni, che popolavano l'universo nei primi istanti di vita.
All'altro estremo, quindi i fisici delle particelle studiano le cose più piccole che uno possa immaginare, studiamo gli oggetti invisibili, più piccoli di un protone, quindi dimensioni veramente insignificanti. Studiamo le cose più piccole che uno possa concepire. All'altro estremo, i nostri colleghi, gli astrofisici, gli astronomi, invece fanno esatto opposto. Loro studiano le cose più grandi che uno possa immaginare. Cosa studiano? Le stelle, le galassie, cioè gli ammassi di stelle, gli ammassi di galassie, cioè le famiglie di 100, 200, 500 galassie che compongono un ammasso, l'universo nel suo complesso, la cosa più grande che uno possa. A un certo punto studiano l'universo come se fosse un oggetto unico, ed è chiaramente l'oggetto più grosso che uno possa immaginare. Allora, perché se uno studia le stelle, le galassie, gli ammassi di galassie, può capire l'origine dell'universo? Qui c'è un altro trucco, un pochino anch'esso fortemente legato al signore che era al centro della fotografia, ad Einstein. Cioè la velocità della luce è molto elevata, ma è fissa, 300.000 circa chilometri al secondo. Quindi, quando io osservo un oggetto vicino, diciamo per esempio i ragazzi che sono nelle ultime file, il tempo che impiega la luce a fare questi 20-30 metri lo posso trascurare. E quindi, se io vi dicessi, non sono sicuro che quel ragazzo con gli occhiali sulla destra è seduto lì, voi mi prendereste per matto, dice, ma com'è lì? Lo vediamo. È chiaro che è lì, in questo momento è lì, vedete? Queste cose sono la nostra vita ordinaria, ma queste cose che sono la nostra vita ordinaria non funzionano più quando gli oggetti si allontanano. Chiaramente non posso vedere una persona troppo distante. Quando guardo distanze molto grandi devo avere oggetti luminosi, devono fare una grande luce per vederli. Quindi per esempio una stella, una delle stelle che guardo d'estate nel cielo, le posso guardare anche a occhio nudo. Quelle stelle lì che distano 10, 20, 30, 40 anni luce sono stelle della nostra galassia, quindi sono stelle vicine, ma distano anni luce. Cosa vuol dire anni luce? Vuol dire che la luce impiega anni ad arrivare fino a me. Quando io vedo a occhio nudo una stella che dista 10 anni luce, devo cominciare a essere più cauto, perché io non posso dire questa stella è lì. In questo momento è lì, io posso dire in questo momento la luce emessa da questa stella è arrivata ai miei occhi. Non posso dire altro, perché non so, non ho strumenti per capire nei 10 anni che ha impiegato la luce della stella da quando è stata emessa dalla stella ad arrivare fino a me se è successo qualcosa. Potrebbe anche essere morta quella stella lì. Ci sono stelle che ogni tanto esplodono, io non so dire, no? Perché è del tutto sconosciuta la faccenda. Ora, 10 anni è un tempo abbastanza piccolo. Siccome posso guardare con i telescopi moderni stelle che distano 1 milione di anni luce, 1 miliardo di anni luce, queste non sono più stelle. Quando guardo stelle che sono 1 milione di anni luce, sono già stelle fuori dalla nostra galassia. Stelle che sono 1 miliardo di anni luce sono in realtà galassie, cioè gruppi di 100 miliardi di stelle organizzati in una galassia. Con i telescopi più potenti io posso vedere galassie che distano 1, 2, 3, fino a 13 miliardi di anni luce. Allora voi capite bene che quando con un telescopio moderno io osservo una stella, una galassia che dista 13 miliardi di anni luce, non solo non posso più dire quella galassia è lì, perché nei 13 miliardi di anni potrebbe succedere di tutto. Potrebbe spostarsi, potrebbe essere ingoiato da un buco nero, potrebbe esplodere una catastrofe cosmica. Non ha più senso il concetto di qui, ora, in questo momento, alle ore 9 e 7, il tempo diventa una cosa molto più complicata di come siamo abituati a considerare. Ma c'è un'altra cosa più sottile. Io vedo la galassia come era 1 miliardo di anni fa. 2 miliardi di anni fa, 13 miliardi di anni fa, cioè la galassia che vedo oggi è una galassia bambina. Mi seguite? Più guardo distante e più gli oggetti che vedo li vedo nel momento in cui hanno emesso la luce, e se questa distanza è 13 miliardi di anni, quella galassia lì emette la luce ed è passato solo 1 miliardo di anni dal Big Bang quando ha emesso la luce, quindi la vedo. Vedo le galassie nei primi istanti della formazione, che è quello che fanno gli astronomi. Guardate, è meraviglioso, attraverso osservazione di oggetti
distanti, io vedo indietro nel tempo. Quando delle volte mi dicono la macchina del tempo, è questa la macchina del tempo, ci siamo già. Cioè, quando si vedono i film che uno, entrando in una stanza, trova i cowboy gli indiani e torna indietro di 100 anni, cioè noi torniamo indietro di miliardi di anni. Cioè, basta guardare fuori dallo spazio profondo e vedi cose avvenute miliardi di anni fa. Mi seguite? Le vediamo oggi, le vediamo in diretta, non so come dire. Le vediamo in questo momento, prendete le onde gravitazionali, no? Quella bellissima scoperta che è stata fatta nel 2016. Due buchi neri si aggrovigliano a distanza di 1.400.000.000 di anni luce e emettono una perturbazione dello spazio-tempo che piano piano arriva fino a noi, sposta levissimamente gli interferometri e tu dici è successo qualcosa. Vedi un messaggio, non è luce, è un'oscillazione dello spazio-tempo, di un fenomeno che è avvenuto 1.400.000.000 di anni fa, quando la Terra era ancora in formazione, c'erano forse i primi batteri, non lo so se... Mi seguite? Cioè, vediamo oggi indietro nel tempo e possiamo, attraverso questo meccanismo, capire l'origine dell'universo. Perché lo puoi osservare, cioè tu guardi, no? Osservi decine, centinaia di galassie, osservi fenomeni e da lì estrai informazioni perché vedi tutta la storia dell'universo davanti agli occhi, no? Da 13 miliardi ad oggi. Perché non si può vedere il Big Bang? Questa sarebbe la prima faccenda. Cioè, perché? Dice, se uno guarda con apparecchi molto moderni, riesce ad arrivare a 13,8 miliardi di anni luce. Quindi vedi la nascita dell'universo, no? Questo purtroppo non si può fare perché la luce, la radiazione elettromagnetica, si è separata dalla materia non immediatamente. Cioè, il racconto biblico dice la luce fu, ed è abbastanza corretto, cioè, ma ci ha messo 380.000 anni. Noi sappiamo che la luce si è separata dalla materia dopo 380.000 anni dal Big Bang. Cioè, per 380.000 anni la materia era abbastanza densa e abbastanza calda che ogni volta che, per esempio, un elettrone emetteva un fotone, quindi luce, basta accelerare un elettrone per emettere un fotone, questo fotone veniva subito assorbito da qualcos'altro che era subito nelle vicinanze. La densità era troppo elevata per permettere alla luce di sfuggire libera, quindi l'universo... Ritorniamo all'universo che ci abbiamo davanti, quello da un metro. Se potessimo vedere l'universo da un metro davanti a noi, nei primi 380.000 anni lo vedremmo opaco, non potremmo vedere dentro, perché la luce e la materia è troppo densamente mescolata, è una miscela che non si può separare. Quindi non puoi vedere della luce più giovane di quei 380.000 anni. E quindi quella lì è una specie di muro, cioè ci abbiamo, possiamo vedere fino a Big Bang più 380.000 anni, che è quello che vediamo con il fondo di radiazione cosmica. È quello che... Da questo muro, da questa difficoltà, si imparano un sacco di cose, ma non puoi vedere direttamente con onde elettromagnetiche il Big Bang. Vi do comunque una bella notizia, che, visto che ho citato le onde gravitazionali, questo limite non vale per le onde gravitazionali. Quindi oggi si apre una grande caccia perché mentre le onde elettromagnetiche si sono separate dall'universo primordiale dopo 380.000 anni, le onde gravitazionali sono separate subito. Subito, nel Big Bang. Ora vi spiegherò cosa è avvenuto nel Big Bang, ma ve lo immaginate, in una frazione di secondo lo spazio-tempo gonfia in dimensioni mostruose. È chiaro che quello spazio-tempo lì è una specie di... è sottoposto a una specie di terremoto, di tsunami spaventoso, no? Un oggetto piccolissimo che di colpo diventa enorme. E lo spazio-tempo si gonfia, ma in quella espansione iniziale è chiaro che è stata caotica, no? È stata piena di fluttuazioni, piena di catastrofi, se vogliamo. Allora, quelle onde gravitazionali lì, emesse nei primi istanti, hanno continuato a fluttuare intorno a noi e sono ancora
intorno a noi, cioè noi, questo edificio, la Terra, tutto, continua a oscillare. Lo spazio-tempo nostro continua a oscillare, oscilla in una maniera debolissima. Attenzione, quel segnale di cui vi parlavo prima, dei due buchi neri che sono aggrovigliati, è un segnale minuscolo. Rispetto al segnale di cui sto parlando ora, è enorme. Quello che chiamiamo le onde gravitazionali fossili, cioè quelle che sono residue ancora del Big Bang, sono, è vero, ancora in oscillazione intorno a noi, ma sono talmente deboli che con gli strumenti attuali, quelli che hanno rivelato i buchi neri che si aggrovigliano, diciamo, siamo un fattore 1000 di sensibilità al di sopra, cioè non siamo in grado di percepirlo. Ecco, è come se qualcuno ci volesse raccontare veramente come è nato l'universo e noi non avessimo ancora, fossimo come quelle persone anziane che sono deboli di udito, non hanno, devono aver bisogno di un apparecchio per ascoltare questo. Cioè il racconto c'è, siamo sicuri che c'è il racconto, ma non siamo in grado di ascoltarlo perché non abbiamo la sensibilità giusta. Questa è la sfida. Nei prossimi 20 anni o 30 anni qualcuno che troverà la maniera, migliorando gli apparati di misura, di misurare il fondo stocastico, si dice, o onde gravitazionali fossili, sarà il primo a poter registrare il racconto del Big Bang in diretta, no? Cioè quella misura lì ci dirà esattamente cosa è successo istante per istante alla nascita del nostro racconto, che come vedremo fra un attimo possiamo fare ora solo con alcune cose molto chiare e altre un po' meno evidenti. Devo fare attenzione al tempo, se no facciamo troppo tardi. Dicevo, i due racconti, le due linee di ricerca, miracolosamente convergono. Cioè, la cosa che poteva succedere era che, diciamo, il modello di nascere dell'universo che veniva fuori dalle osservazioni astronomiche e quello che nasceva dalle osservazioni delle particelle elementari, i due modelli potevano essere del tutto indipendenti, anche in contrasto tra loro. Nessuno, no? Sono persone diverse, strumenti diversi, si studiano cose diverse. Non c'è motivo per cui le due osservazioni dovessero essere congruenti, consistenti fra loro. Invece la cosa incredibile è che le cose che studiamo nell'infinitamente piccolo e che studiamo indipendentemente da quelle che si studiano nell'infinitamente grande danno risultati che si incastrano in una maniera perfetta. Cioè, questa è la cosa che oggi possiamo dire, cosa abbiamo capito dell'origine dell'universo, da queste due ricerche. Quindi siamo al punto, diamo risposta alla domanda iniziale. Sappiamo, per esempio, da cosa è nato l'universo. Se volete dire, usando un linguaggio un po' immaginifico, che cosa c'era prima del Big Bang. È un po' immaginifico perché ho detto ora che lo spazio-tempo nasce col Big Bang, quindi non c'è un prima del Big Bang, ma noi ce ne freghiamo e diciamo, immaginiamo di essere lì come abbiamo immaginato di avere davanti l'universo da un metro. Ora facciamo un altro salto, diciamo, supponiamo di essere lì prima che nascesse l'universo. Stiamo facendo un esercizio di fantasia, di immaginazione. Le leggi della fisica non impediscono di avere fantasia e immaginazione, lo possiamo fare. Immaginiamo di essere lì e di vedere cosa c'era prima dell'universo, ignorando la questione un po' filosofica, un po' epistemologica, che nell'universo è la nascita dello spazio-tempo, ma noi per capire la mettiamo da parte. Cioè, se anche dirò qualche assurdità scientifica stasera, non vi preoccupate, diciamo, perché lo scopo non è quello di cercare il rigore, ma di cercare di capire insieme. È un po' una assurdità scientifica dire prima del Big Bang, ma ci siamo capiti cosa voglio dire. Voglio dire, facciamo l'ipotesi di poterlo osservare e cosa avremmo visto. È chiaro che non si può osservare, non si può essere lì prima, non c'è lo spazio, non c'è il tempo, non c'è l'aria. Tutte assurdità. Violiamo 6 o 7 principi della fisica insieme, ce ne disinteressiamo e continuiamo la nostra chiacchierata. Prima che nascesse il Big Bang, che nascesse l'universo, che ci fosse, cosa c'era? Questo lo sappiamo. E questa è una cosa che è nuova, non è una cosa che sappiamo da 50 anni. Questo lo sappiamo da 20 o 30 anni. Quindi non è una cosa risaputa da decenni, no, è una cosa nuova anche per molti scienziati, non solo per
le persone che non si occupano professionalmente di scienza. L'universo sappiamo da cosa nasce e sappiamo perché nasce. È sul come che abbiamo qualche dubbio, diciamo, ma sappiamo che nasce dal vuoto e nasce perché il vuoto fluttua. Quindi sappiamo che l'universo nasce perché il vuoto ha subito una fluttuazione quantistica molto speciale. Allora, queste cose, queste affermazioni che vi faccio, che butto lì un po' a carro armato, le possiamo per certi versi giustificare. Perché uno dice che l'universo nasce dal vuoto? Perché quando abbiamo messo insieme tutte quelle osservazioni di cui si parlava prima, i fisici sono persone strane. La prima cosa che si chiedono quando osservano un sistema, sia esso un atomo, un gruppo di molecole, un apparato, una macchina, la prima cosa che si chiede è qual è l'energia di questo sistema, quelli che chiamiamo i numeri quantici, no? Più importante, l'energia di questo sistema. Quindi prendete il sistema universo, quello che abbiamo davanti. Questo sistema, che energia ha? Allora, come si fa a calcolare l'energia di un sistema? Si guarda la formula di Einstein, che abbiamo detto prima, si trasforma in energia tutta la massa del sistema. Quindi bisogna guardare con calma di cosa è fatto questo sistema. Di cosa è fatto? Fatto di stelle. Quante stelle ci sono? Bah, nella nostra galassia 100, 200 miliardi di stelle. Quante galassie ci sono nell'universo? Circa 100 miliardi. Quindi sono numeri grandi, ma sono numeri. Sappiamo maneggiare i numeri, ci fanno paura. Come si fa a calcolare l'energia di una stella? Si guarda una stella media, si misura la massa di questa stella e si trasforma in energia, E uguale a mc². Vengono numeri grandi, ma noi dei numeri grandi non abbiamo paura. Metti insieme questo numero enorme, positivo. Poi ti sei dimenticato che nell'universo c'è la radiazione, c'è un sacco di fotoni. Nell'universo c'è polvere intergalattica, metti dentro anche quello. C'è materia oscura, non sappiamo bene cos'è, ma sappiamo quant'è. C'è energia oscura, anche lì, l'origine non la conosciamo, ma sappiamo quantificarne la presenza. Metti dentro tutto questo e trasforma tutto in energia positiva. Viene un numero positivo enorme. Però fai attenzione, perché non ti dimenticare che nell'universo c'è l'attrazione gravitazionale, la forza di gravità. E la forza di gravità comporta energia potenziale negativa. Voi sapete di cosa parlo. Per chi non ha mai sentito parlare di energia potenziale negativa, sappia che quando ho due masse, queste due masse si attraggono. Cosa vuol dire che si attraggono? Prendete la Terra e il bicchiere. Il bicchiere ora è attirato dalla Terra. Se io lo devo alzare, spostare dalla sua posizione, portarlo a una distanza superiore dal centro della Terra, devo fornirgli energia positiva. Se lo voglio liberare dal legame con la Terra, cioè mandare in orbita e allontanarlo dal sistema della gravitazione terrestre fino all'infinito, devo metterlo su un razzo e dargli una grossa energia positiva. Per portarlo a energia nulla, gli devo dare energia positiva. Perché? Perché lui è in uno stato legato. Stato legato vuol dire che a questa condizione corrisponde energia potenziale negativa. Ogni volta che ho due masse che si attraggono, queste due masse sono un sistema a energia negativa. Allora, per ogni massa che c'è nel sistema universo, ogni massa con tutte le altre masse si attrae. La forza di attrazione diminuisce con la distanza, con il quadrato, ma va a zero mai. Quindi queste masse che compongono l'universo, a queste masse corrisponde un'energia potenziale, a ogni gruppo di masse, un'energia potenziale gravitazionale negativa. E viene fuori un numero enorme, perché le masse sono tantissime e l'energia potenziale gravitazionale negativa è enorme. Ora abbiamo il problema, dobbiamo sommare un numero positivo enorme e un numero negativo enorme. E secondo voi cosa viene fuori? Zero. Eccoci qua. L'energia totale dell'universo, questa è stata una sorpresa da lasciare a bocca aperta, che poi subito dopo ti riprende e dice: ma era chiaro, era la cosa più semplice del mondo, ma guarda lì, perché non ci abbiamo pensato prima. L'energia totale dell'universo è zero, come l'energia dello stato di vuoto. Perché diciamo che viene dal vuoto? Perché se te pensi che l'energia totale dell'universo è zero e sai che lo stato di vuoto è energia zero,
ti viene immediato immaginare che la nascita dell'universo è stata una trasformazione del vuoto. Cioè, nella ipotesi originaria del Big Bang, quella degli anni 50 e 60, c'era un problema. Chi ha messo lì in quel punto speciale tutta l'energia? Si pensava che fosse positiva l'energia, no? E c'era il problema. Se non vuoi rinunciare alla conservazione dell'energia, devi spiegare chi ci ha messo lì in quel punto. Italo Calvino dice, stavamo tutti stretti, stretti. Chi ci ha messo lì tutta quell'energia, no? Che poi si è espansa, ma era tutta lì. Allora, c'erano delle ipotesi, allora si pensava per esempio che il Big Bang sarebbe stato, ci sarebbe stato dopo il Big Bang il Big Crunch, non so se ne avete mai sentito parlare, cioè si pensava l'universo passa attraverso delle fasi di espansione, poi la gravità rallenta e dopo schioppa, ritorna tutto in un punto e ricomincia un altro universo. Questa spiegazione poteva funzionare. Non ce l'ha messa nessuno, c'è sempre stata e l'universo procede. Però le osservazioni che abbiamo fatto ci dicono che il nostro universo non va nel Big Crunch, non c'è verso. Cioè tu vedi che tutto si allontana da tutto, anzi che aumenta, via via che si allontana, e non torna indietro. Quindi non hai, no? Se pensi che l'energia totale dell'universo sia positiva, chi ha messo in quel punto, come è nata dal nulla un'energia potenziale? Un'energia totale positiva. Quando si è visto che l'energia totale è zero, di colpo è diventato tutto semplice, tutto chiaro. Dice, ma chiaro, come quelle cose che c'hai sempre davanti e non le vedi, perché sono le più semplici, anche se un po' ti fa girare la testa. Perché la più semplice? Perché non hai bisogno di ricorrere a niente, non hai bisogno di violare la conservazione dell'energia. Secondo modo, il vuoto, qui forse devo spendere un minuto, il vuoto, attenzione, non è il nulla, non facciamo equivoci, eh? Quando dico nasce dal vuoto, non dico che nasce dal nulla. C'è un Scalfari che ha scritto un articolo sbagliatissimo, io molto rispetto per un grande giornalista, ma proprio in quell'occasione, no, fece tutta una polemica qualche mese fa sul fatto come fanno gli scienziati a dire che il vuoto nasce dal nulla. Non c'è nessuno scienziato che dice che il vuoto nasce dal nulla. Gli scienziati dicono l'universo nasce dal vuoto. Il vuoto è una cosa ben diversa dal nulla. Se volete avere un'idea del vuoto, non immaginate una cosa piatta, ferma, immobile. Il vuoto è un po' il numero zero, cioè fate conto in aritmetica, no? Che potete vederlo come il non numero, ma lo potete vedere anche come il numero 1 meno 1 uguale 0. Il numero che contiene il più 1 e il meno 1, il più 1 milione e il meno 1 milione. Più un miliardo, cioè lo zero è il numero che contiene tutti i numeri positivi e negativi sommati fra di loro. Quando scrivete questa equazione, più 10 meno 10 uguale 0, dite che nello zero c'è il più 10 e il meno 10. Il vuoto, quando noi al CERN facciamo avvenire le collisioni, perché? Da cosa le produciamo le particelle? Dal vuoto che viene percosso. Per esempio, quando c'è un ospedale in cui si fa una tomografia a positroni, a emissione di positroni, la PET come si dice, cosa succede in questo ospedale? C'è un ciclotrone, un piccolo acceleratore che fa avvenire collisioni nel vuoto, dal vuoto estrae elettroni e positroni, materia e antimateria. Il vuoto è un giacimento inesauribile di materia e antimateria, come lo zero. Io dal vuoto posso estrarre tanta materia quanto voglio, purché estraggo uguale quantità di antimateria. Questa non è un'astrazione filosofica, è qualcosa che facciamo quotidianamente ovunque c'è un acceleratore, compresi gli acceleratori per usi medici, che sono 10.000 circa, sono molto di più di quelli che usiamo per ricerca. Quindi questo fatto che dal vuoto si può estrarre uguale quantità di materia e antimateria non è una teoria astratta, è qualcosa sulla base della quale si costruiscono gli acceleratori che fanno anche applicazioni mediche. Questo è un po' quello che è avvenuto inizialmente. Il vuoto primordiale, ecco, torniamo lì, siamo lì a vedere, ora vediamo cosa è successo. In quel vuoto primordiale, voi non lo dovete immaginare come un qualcosa di fermo, perché è uno stato quantistico come gli altri. E cosa vuol dire essere uno stato quantistico? Vuol dire che non può stare fermo. Ecco, una delle leggi della meccanica quantistica, del più
rigorose, che è il principio di determinazione, che non voglio mettere in maniera formale, ma ti dice essenzialmente questo, che non puoi misurare con precisione infinita la posizione di un qualche cosa e pretendere che lui stia lì. Lo dico così, eh? Perché se te misuri con grande precisione la posizione di questo qualcosa e lo vuoi tenere fermo, lui ti scapperà, lui avrà una velocità che diventerà infinita. Più gli chiedi di stare fermo e più... E questo è il motivo per cui sul piano microscopico non c'è nulla che sta fermo. Cioè se voi potessimo osservare questo bicchiere, oggi che ci sembra fermo, vedremo un brulicare di stati microscopici continui. Qualunque cosa, qualunque forma, anche noi, qualunque forma di materia sul piano microscopico non sta ferma, perché il principio di determinazione gli impedisce di bloccarsi in una certa posizione. Fluttua, passa attraverso tutti gli stati possibili, viola anche il principio di conservazione dell'energia, purché lo faccia per un tempo limitato. E così anche il vuoto iniziale. Quando guardiamo il vuoto iniziale, quello da cui è nato il nostro universo, immaginate delle bollicine, immaginate un brulicare, lo guardiamo, diciamo, sul piano microscopico e si comporta come si comporta questo bicchiere. Immaginate come quando buttate gli spaghetti nella pentola e sta per bollire, no? E vedete bollicine che vengono fuori dappertutto, dalle pareti, da qualche piccola imperfezione, di qualche piccolo granello che è rimasto, pezzetti di sale, diciamo, vengono fuori bollicine, è un ribollire di bollicine. Ecco, il vuoto quantistico me lo immagino così, qualcosa di scuro ma non statico, qualcosa di uguale a se stesso ma che passa attraverso un ribollire di continui stati microscopici. Queste bollicine sono normali, qualunque stato quantistico passa attraverso queste fluttuazioni. Perché a un certo punto nasce da queste bollicine un universo? Questo è un punto su cui abbiamo ancora da scoprire delle cose, però il racconto è abbastanza semplice. Cioè, una di queste bollicine, ecco, se volete, mettiamola così, se volete la ricetta per far nascere l'universo, ve la do, diciamo. Siete lì, ora, ci avete davanti le bollicine e vi devo dare. Dice, professore, per far nascere l'universo cosa devo fare? L'attrezzatura è questa. Devi avere una piccola siringa, minuscola, che possa entrare in queste bollicine e infilare in queste bollicine una minima frazione di inflatoni. E voi direte, che cosa sono questi inflatoni? Non lo sappiamo cosa sono gli inflatoni, è una particella materiale. Sappiamo che caratteristiche ha, non sappiamo ancora chi è veramente che ha prodotto questo meccanismo. Di fatto ci sono una famiglia di particelle materiali che hanno questa proprietà. Tu le metti in una piccola frazione e queste gonfiano. E diversamente da quello che succede nei palloncini, via via che si gonfia e quindi aumenta il volume, nel palloncino quando aumenta il volume la spinta diminuisce. L'inflatore invece quando aumenta il volume, nel volume che lui libera si riempie di altri inflatori, cioè produce altri inflatori. Cioè, l'inflatore ha questa caratteristica speciale. Lui fa crescere le dimensioni della stanzetta in cui lo metti e nella stanzetta non è che gli inflatori non c'è la rarefazione, aumenta la densità, no? Lo spazio si riempie di altri inflatori. Quindi l'universo primordiale, come è nato? Immaginiamolo così. Le bollicine hanno tutta la loro probabilità. E in ciascuna bollicina viene estratto casualmente dal vuoto cose a caso, casuali, del tutto casuali. In generale queste bollicine, questo materiale estratto dal vuoto non ha particolari proprietà, è che la bollicina si richiude, dopo una frazione di secondo si richiude, quindi non fa storia. Quando però estrai gli inflatoni, per un motivo casuale, nella bollicina in cui si estrae un po' di questo strano materiale, in questa bollicina succede qualcosa di incredibile, si gonfia con una velocità spaventosa, si chiama inflazione perché assomiglia, è proprio latino, gonfiare, no? È un rigonfiamento spaventoso, in una frazione di secondo una bollicina diventa grande quanto un universo, 1000 volte più piccolo dell'universo attuale, ma è già gigantesco, enorme. Chi potrebbero essere gli inflatori? Per esempio il bosone di Higgs potrebbe essere un inflatore, perché ci vogliono particelle scalari, qui si entra un po' nel tecnico, però particelle che hanno caratteristiche simili a quelle del bosone di Higgs potrebbero produrre questo meccanismo. Quindi non stiamo parlando di
di qualcosa di magico, non so come dire, è un processo materiale, ci sono campi che permettono di produrre la crescita inflazionaria, campi simili a quelli del bosone di Higgs potrebbero farlo, può darsi che sia stato lui, può darsi sia stato un suo cugino, qualcuno che ancora non abbiamo scoperto, qualcosa in quei primi istanti ha trasformato l'universo primordiale, una bollicina primordiale, in un universo di dimensioni enormi. E attenzione, se voi, ora ce l'abbiamo davanti, no? La bollicina è diventato, non è un metro, è un po' più piccola, è una pallina, però vediamo già che ha assunto dimensioni gigantesche. Guardiamo dentro questa pallina e cosa vediamo? Non vediamo nulla delle cose che possiamo riconoscere. Cioè la materia che compone l'universo primordiale dopo l'inflazione è molto diversa da quella a cui siamo abituati, cioè non ci sono stelle, non c'è pianeti, non c'è neanche atomi e molecole. Che cosa c'è? Cosa potremo vedere dentro lì? Questa parte qui la sappiamo bene, cioè oggi la possiamo raccontare bene. La prima parte è ancora oscura perché finché non si troverà l'inflatore non sapremo bene tutti i dettagli. La caccia all'inflatore è in corso da decenni e magari ci vorrà 50 anni o magari fra una settimana qualcuno tirerà fuori la scoperta e allora forse racconteremo meglio questa prima parte ancora un po' scura, ma da questo momento in poi, da quando finisce l'inflazione ad oggi, il resto è chiaro. Ed è chiaro da 5 anni, cioè da quando abbiamo scoperto il bosone di Higgs, lo possiamo raccontare perché abbiamo scoperto il bosone di Higgs. Quindi sappiamo che fino a che il bosone di Higgs non entra in gioco, l'universo primordiale è fatto di una specie di gas, di particelle elementari prive di massa, che corrono dappertutto. Quindi se uno potesse vederle, vedrebbe una cosa noiosissima, cioè vedrebbe un oggetto omogeneo, isotropo, perfetto per certi versi, ma quella perfezione che non porta a niente. Cioè ovunque giri lo sguardo è uguale, no? C'è particelle elementari prive di massa che corrono a C ovunque. E allora? Se fosse rimasto così, probabilmente un universo in cui, diciamo, le cose fossero andate diversamente, poteva ancora sopravvivere, anche durare miliardi di anni, ma non avrebbe dato vita a un'evoluzione che è quella che invece a noi sta a cuore, capire come mai sono nate gli atomi, le molecole, le polveri, le galassie, le stelle, giù fino a noi. Cosa è successo nel nostro universo che ha portato in questa direzione, che ha rotto la perfezione iniziale? È successo che nel nostro universo una particella speciale, il bosone di Higgs, arrivato a quella temperatura lì, un centesimo di miliardesimo di secondo, l'universo si è espanso, la temperatura si è ridotta, si è congelato. Da quell'istante in poi ha cambiato tutto. Congelandosi, le altre particelle hanno dovuto fare i conti con il fatto che il campo di Higgs aveva cambiato le proprietà del vuoto, si era congelato nel vuoto, un po' come quando col telefonino dite non c'è campo, ecco. Prima non c'era campo e niente, non si sentivano le comunicazioni. Di colpo c'è campo, cioè il campo occupa il vuoto e da quel momento in poi succede un meccanismo che oggi abbiamo capito in tutti i dettagli. Cioè ciascuna particella interagisce col campo in maniera diversa. Interagendo col campo si differenziano, non sono più tutte uguali. Alcune diventano massicce, altre rimangono leggere. E succede che due particelle molto speciali, due quark, che rimangono leggeri, cioè interagiscono col campo, ma debolmente, non troppo. Quelli che interagiscono troppo muoiono subito anche loro, sono troppo massicci. Appena l'universo si raffredda, anche loro svaniscono, si estinguono. Gli unici che sopravvivono sono quelli che interagiscono poco, i quark up e down. Loro sono pesanti, abbastanza da prendere una massa, ma leggeri da non soffocare subito perché gli manca l'energia per respirare. Gli up e i down si aggregano in gruppetti di tre insieme ai gluoni e fanno il primo protone. I nostri protoni, cioè quelli che compongono i nuclei dei nostri atomi, tutto, nascono lì, nascono subito. Cioè noi abbiamo nel nostro corpo protoni nati in quel momento. Il protone ha questa magica caratteristica che c'ha, non muore mai. Non ti riesce ad ammazzarlo, lo puoi sbriciolare, ma da solo non muore, lo puoi, diciamo, scindere, spaccare, ma se lo lasci lì, lui è stato creato 13,8 miliardi di anni fa e sta lì avanti e tranquillo, per quello che ne sappiamo, andrà avanti per altri 13,8 miliardi di anni. È una particella stabile, è una forma di materia stabile.
Questo fatto che si può creare forme di materia stabile nasce dal fatto che ci sono questi quark leggeri che si possono aggregare fra loro in tripletti. Ancora più incredibile, un'altra particella, l'elettrone, quello che circola alle fili della corrente, prende una massa leggera, sembra fatta apposta per attaccarsi al protone. L'elettrone, leggerissimo, ha una massa talmente piccola che può però orbitare intorno al protone e formare un atomo stabile. Cambiagli la massa di un po', la fai più leggero, più pesante, e quello lì non ci sta più. O viene attratto dal protone o si libera, è troppo leggero e quindi se ne va. Questa cosa che si forma il primo atomo è fondamentale per formarsi le prime molecole, le prime polveri, e poi il resto lo sappiamo raccontare, le prime stelle, l'esplosione delle supernove, la formazione di grandi nebulose in cui ci sono materiali pesanti, compresi il silicio, compresi le rocce, compresi il ferro, giù, fino a noi. In quel momento lì, in quel momento in cui c'è stata questa transizione di fase, come la chiamiamo noi, in quel momento si è deciso il destino di questo universo. Cioè questo universo ha preso questa strada per cui la materia si è aggregata in questa forma così speciale, da cui siamo nati anche noi, forma di avere materia stabile organizzata in atomi e in molecole. Finisco dicendovi, ora che abbiamo capito questo, e subito dopo che abbiamo capito questo, che abbiamo capito quanto è importante questo meccanismo per dare alla materia quella forma stabile che ci sta così a cuore, c'è scattato subito l'altra domanda. Questo meccanismo quanto durerà? È stabile? Cioè, se questo meccanismo gioca un ruolo così decisivo nel fatto che la materia abbia una struttura permanente, persistente, chi ci garantisce che questo meccanismo, che dura da 13 miliardi di anni, vada avanti per altri 13 miliardi di anni? Questa cosa si può studiare, l'abbiamo studiata subito, e ci aspettavamo, in tutta onestà, di trovare che il nostro equilibrio, l'equilibrio su cui si basa questo meccanismo, è stabile, no? C'è una specie di grafico colorato, come i colori del semaforo, che è fatto verde, stabilità, vuol dire che se il nostro universo finiva lì, non ti devi preoccupare, per altri 20, 30, 50 miliardi di anni, questo equilibrio reggerà. C'è una zona rossa molto grande, e rossa non ci aspettavamo che di finire nel rosso, perché se finiva nel rosso voleva dire che abbiamo sbagliato i conti. Se finiva nel rosso non potevi spiegare che l'universo ha 13 miliardi di anni. Rosso vuol dire instabilità, vuol dire che il meccanismo non sta in piedi. Quindi tutti ci aspettavamo che finisse nel verde. Fra il rosso e il verde c'è una sottilissima fascia gialla, che è l'equilibrio metastabile. Cioè un equilibrio ragionevole che però non è eterno, non è tranquillo, potrebbe rompersi. Indovinate dove è finito il nostro universo? Tac! È finito in quella sottile lama gialla. Cosa ci dice questo? Ci dice, attenzione, guardate, stiamo veramente sfiorando la filosofia quasi, no? Quando vi dicevo la scienza dalla testa, nel senso che ti fa capire delle cose che nessun autore di fantascienza poteva immaginare uno scenario quale quello che vi sto per raccontare. Vuol dire questo, che quell'equilibrio che ha retto l'universo materiale fino ad oggi si potrebbe rompere in qualunque momento. Attenzione, quello che noi diciamo oggi, per quello che ne sappiamo, è che se in qualche parte lontana dell'universo, avete visto, abbiamo scoperto fenomeni la cui esistenza prima c'era sconosciuta, i due buchi neri che hanno prodotto le onde gravitazionali, nessuno sapeva che potevano esistere cose di questo tipo. Allora nessuno può escludere che ci siano da qualche parte nel cosmo dei meccanismi catastrofici tali che mettono in gioco energie che potrebbero rompere quello che chiamiamo noi il vuoto elettrodebole, cioè il campo scalare di X. Questo campo, diciamo, se tu lo scaldi, mettilo così, molto, con energie che noi fortunatamente non siamo in grado di raggiungere, ma che non è detto che non si possano raggiungere in qualche remoto angolo universo, si lacera, si rompe, è come una ragnatela sottile. Se la rompi in un punto si rompe dappertutto. Se si rompe dappertutto, che succede? Ci sono dei problemi. Se si rompe dappertutto, l'intero universo ritorna allo stadio primordiale dei primissimi istanti, cioè non è che svanisce,
la materia non svanisce, svanisce in quella forma che a noi c'è molto simpatica. Cioè la materia ritorna tutto in quello stadio di gas, di particelle elementari, prime di massa che si muovono a C, che era quello che il bosone di Higgs aveva fatto transire, aveva fatto cambiare. Quindi se si rompe il vuoto elettrodevole, se si rompe il campo di, se il vuoto ritorna il vuoto elementare iniziale, l'universo intero diventa un'enorme bolla di pura energia. Questa è una delle ipotesi che quindi dobbiamo considerare ora riguardo al futuro. Non vi preoccupate, non voglio creare ansia, fate i vostri problemi. Avrete l'esame di maturità, preparatevi, organizzate l'estate, se avete innamoramenti, programmate il matrimonio, va tutto bene. Però ecco, la cosa che vi voglio dire è questa: la scienza moderna ci dice oggi, guardate, dopo 10.000 anni di civiltà, che forse il pregiudizio che l'umanità ha costruito, da cui è nata la civiltà, cioè che dai greci, dai romani, prima ancora, diciamo che noi siamo mortali, no? Precari e fragili, in uno scenario di oggetti materiali immortali, eterni, tant'è vero che furono divinizzati, no? Giove, il Sole, la Luna, la Terra, il cosmo, le stelle. Cioè questa cosa da cui è nata poi la civiltà, questo scacco, no? Questa frustrazione iniziale che ha prodotto le piramidi, no? Cioè noi costruiamo una tomba che resisterà per millenni come le montagne, oppure scriviamo un'opera d'arte destinata a durare nei millenni, o ancora dipingiamo una caverna, oppure facciamo delle gesta eroiche, Achille, che verranno cantate dagli Aedi nei millenni, cioè l'anelito all'immortalità dei mortali, convinti che la loro condizione di fragilità e di precarietà è unica e tipica degli esseri umani, degli animali, di questa frazione del cosmo che è la frazione vivente. No, oggi la scienza ci dice, attenzione, forse ci siamo sbagliati. Cioè, oggi la precarietà che tanto ci fa specie, di cui tanto un po' anche ci vergogniamo, è forse il tratto distintivo del cosmo nel suo complesso. Cioè, questo universo materiale, per diventare quella cosa meravigliosa lì, ha dovuto accettare una frazione di fragilità e di precarietà che è la stessa che ti contraddistingue. Quindi basta con questo scacco, forse riconosci nella tua precarietà il segno di qualcosa che ti accomuna forse ancora di più l'universo materiale. Tu sei fragile e precario, ma guarda che su scale diverse l'intera, no, non solo il sistema solare, l'intera struttura materiale che ti circonda partecipa con te di questa precarietà, come se non fosse possibile produrre una cosa così meravigliosa se non accettando il rischio di questa precarietà e di questa fragilità. E vi lascio con queste considerazioni. Grazie professore, io so che gli alunni hanno delle curiosità da rivolgerle, se volete. Dunque, anzi, per approfittiamo, curiosità, domande, insomma, mi piace che ci sia l'occasione di chiedere al fisico quello che non avete mai osato neanche. Sì. Se sono molte faccio risposte rapide, quindi... Qualche tempo fa ho letto una teoria sulla fine dell'universo riguardante il Big Quiz, secondo la quale l'universo, raggiunto lo stato, vabbè, di entropia, sì, zero, potrebbe a sua volta, proprio in quello stato di fluttuazione lì, dare origine col processo che ho appena descritto a un nuovo diverso. Ho capito giusto di quello che stava parlando? Sì, diciamo, ci sono due varianti di questa. Quando prima, diciamo, non so se avete fatto caso, l'ho forse buttato un po' lì un paio di accenni, nel nostro universo ho detto l'inflazione che ha prodotto questo meccanismo, se fossimo in un altro universo, cioè la descrizione che ho fatto prima, diciamo, suggerisce che
è forse sbagliato immaginare un unico universo, anche se non abbiamo prove che l'universo che possiamo osservare per ora è uno, il nostro. Però è molto suggestiva l'idea che questi meccanismi, se hanno prodotto nel nostro universo questa dinamica, è naturale immaginare che basta che li cambi un po' e può produrre in altri universi un'altra dinamica. Addirittura, diciamo, ci sono teorie che dicono che qualche brandello di inflatore che fosse rimasto dormiente in qualche zona dell'universo lontana potrebbe dare origine ad altri universi. Specie di teoria degli universi frattali, in cui, diciamo, immagina come delle volte con le bolle di sapone, no? Quando giochi con i bambini, certe volte se fai un certo pasticcio riesci ad avere un gruppo di bolle di sapone connesse fra loro in qualche modo. Ecco, immaginano così, uno sviluppo inflazionario di, qualcuno la chiama l'inflazione eterna, cioè come se questo meccanismo che si producono universi da un piccolo zona in cui c'è materiale inflazionario si possa riprodurre ai brandelli del nostro universo in forme di altri universi con i quali la questione sarà, si potrà in qualche modo avere punti di comune, contatti, scambiare informazioni. E lì ci sono ricerche in corso che cercano di capire se, cioè non è una domanda priva di senso, e quando dicevo la fantascienza non riesce ancora neanche a immaginare le cose che sta facendo la scienza. Per esempio, ci sono astronomi e scienziati che cercano di studiare negli angoli più remoti del nostro universo se ci sono indizi di altri universi. Come si presenterebbe un altro universo, diciamo così, al solito con un po' di grossolanità, intersecato con il nostro? Si presenterebbe come una zona dello spazio-tempo in cui, non essendoci materia e energia, quindi essendo piatta, Einstein ci dice la materia e l'energia incurvano lo spazio-tempo, quindi vicino al Sole, vicino una galassia, lo spazio-tempo è incurvato, se la luce passa vicino a una galassia massiccia la luce viene, no, deviata perché si incurva lo spazio-tempo. Quindi se te vedi dove non c'è niente, vedi che la luce si incurva, quella potrebbe essere l'incurvatura legata al fatto che lo spazio-tempo in quella regione è spiegazzato, astropicciato dal fatto che appartiene a due universi diversi. Grazie infinite. E volevamo sapere quali sono le difficoltà nell'unificare la teoria della relatività con la teoria della meccanica quantistica. Una domanda semplice. Ci stanno lavorando da 100 anni, praticamente, persone come Einstein, Hawking, insomma, per dire solo, sono le migliori, diciamo, cervelli dell'umanità, e non ci sono riusciti. Questa è una delle cose più frustranti, però per certi versi anche più attraenti. E questo è per certi versi anche una sfida. Cioè, oggi abbiamo questa situazione. Diciamo, la gravità è la forza più semplice, no? Quella che l'uomo conosce, cioè, tutti voi conoscete di più. Cioè, forza debole è già più complicata. Forza e gravità, sulla bilancia ci siamo andati tutti. Quindi la conosciamo tutti da millenni ed è quella più intrigante perché non si riesce a quantizzare. Quindi la rivoluzione prima del Novecento, che ha permesso di fare enormi progressi, siamo riusciti a quantizzare l'elettromagnetismo, dalla quantizzazione dell'elettromagnetismo è nata tutta la tecnologia moderna, cioè la gente non si rende conto, non sa che se io elimino la meccanica quantistica non funziona più niente, cioè tutto quello che c'è negli ospedali, le macchine, i cellulari, funziona con la meccanica quantistica. La gente ha ancora un'idea della meccanica quantistica come di una teoria astratta che non si capisce bene. È la teoria di base delle tecnologie, i televisori, no? Non funziona niente, le telecamere, non c'è più nessun oggetto moderno che funzioni se si prescinde dalle leggi della meccanica quantistica, perché è tutto così miniaturizzato che si sfruttano le leggi della meccanica quantistica. Insomma, la cosa più tremenda, cioè il massimo di successo tecnologico, scientifico sulla meccanica, sulla quantizzazione delle forze fondamentali, e non ti riesci di quantizzare la più semplice delle interazioni, che è la gravità. Quindi qui sotto c'è qualche cosa di importante che probabilmente, cioè, non riusciamo a farlo perché abbiamo dei grossi pregiudizi, qualcosa di profondamente sbagliato. Ci sono tentativi in corso di usare teorie delle stringhe che darebbero una soluzione alla gravità quantistica.
oppure la gravità loop, che è un'altra soluzione che ti dice guarda che lo spazio-tempo, se tu lo guardi molto da vicino, non è puntiforme, ma sono delle piccole cellette, diciamo, granulari, ed è lì che c'è il segreto della quantizzazione. Le teorie per ora sono valide, sono congetture eleganti che funzionano, però non hanno trovato nessuna una verifica sperimentale, quindi bisogna aspettare. La mia impressione, l'impressione che ho io è che probabilmente la gravità è più complessa di come ce la siamo immaginata. E per esempio, non è detto che la gravità sul piano microscopico segua la stessa legge 1 su R quadro di quella che conosciamo, la legge di Newton. Per esempio, potrebbe essere che la gravità, quando vai molto piccolo, la forza di gravità diventa molto più forte di come ce l'immaginiamo. Questo fatto, se la gravità fosse molto più forte di come ce l'immaginiamo su scale molto piccole, questo potrebbe cambiare radicalmente tutto. Cioè, non riesci a quantizzarla perché pensi che sia quella lì, 1 su R quadro. E quella lì è troppo debole per riuscire a farci qualcosa. Se la gravità per un qualche motivo sulle scale che ancora non abbiamo esplorato diventasse spaventosamente grossa, per esempio se in LHC, in una di queste collisioni, producessimo un micro buchi neri, cosa sono micro buchi neri? Sarebbero, fai la collisione e le particelle molto piccole che tu produci, la gravità a quel livello lì è molto più forte, si aggrappano fra di loro per gravità, si attrappano per gravità. Cioè se tu apri dimensioni piccole, in quelle dimensioni la gravità è molto grande e tiri fuori forme di materia che stanno insieme non per interazioni forti o interazioni elettromagnetiche o altre cose, ma per interazione gravitazionale, i micro buchi neri, che non sarebbero pericolosi, non farebbero nulla, al solito svanirebbero subito come tutte le particelle che produciamo, non hanno nessuna possibilità di sopravvivere, però se riuscissimo a produrli, quella lì sarebbe la prova che la gravità su scala microscopica è molto più forte e forse a quel punto potremo quantizzarla. Oppure sogno di, ora che abbiamo le onde gravitazionali, per certi versi le onde gravitazionali non sono solo la conferma delle previsioni di Einstein del 17 che lo spazio-tempo oscilla, ma sono anche un'altra cosa ancora più importante, cioè sono informazione che viene da buchi neri. Cioè, vi ricordate, c'è stato fino a pochi anni fa un'enorme discussione fra i fisici in cui si diceva il buco nero, che cos'è un buco nero? È una massa talmente compatta e talmente grossa che la forza di gravità che sprigiona impedisce alla luce di uscire. Quindi se la luce viene emessa, cade come un sasso sul buco nero. No? Ovviamente per farla devi metterci dentro una grande massa, fare un buco nero devi prendere, che ne so, il sole e lo fai diventare una palla che sta dentro il lago di Garda, tanto per dare un'idea, cioè tipo 30 km di diametro, insomma, ecco, dimensioni di questo tipo. È chiaro che è una densità mostruosa, in quella densità si forma questa caratteristica. Si diceva sempre, dal buco nero non sfugge nessuna informazione, non riusciremo mai a capire cosa succede. Vero, buco nero, abbastanza vero. Ma quando due buchi neri interagiscono, che cosa sono quelle onde gravitazionali? Sono tre masse solari che prima erano energia dentro il buco nero che sono state emesse. Quindi è informazione che viene dal buco nero. Quindi noi ora attraverso, quando avremo raccolto migliaia di interazioni tra buchi neri, potremo misurare un sacco di caratteristiche dei buchi neri attraverso le onde gravitazionali che emettono quando interagiscono. No? Cioè questa interazione ci racconta come erano fatti questi buchi neri. Questa cosa è fondamentale perché forse lì ci starà, cioè per esempio la gravità potrebbe comportarsi in maniera diversa vicino ai buchi neri, per esempio, no? Cioè come dicevo prima, nell'infinitamente piccolo cerchiamo di produrre micro buchi neri, nell'infinitamente grande può darsi che intorno ai buchi neri, via via che gli accoglieremo notizie, scopriremo che la gravità si comporta in maniera diversa da quella che immaginiamo. In entrambi i casi questo potrebbe essere, come dire, un passo decisivo per risolvere il problema su cui ancora stiamo girando dopo 100 anni. Ci piacerebbe poi avere qualche chiarimento per quanto riguarda l'antimateria, nel particolare che fine ha fatto e perché si è generata una simmetria tra materia e antimateria. Sì, diciamo, questo è un altro dei... Io stasera, non so se avete notato, vi ho cercato, perché siete in maggioranza giovani, di dirvi anche tutte le cose che non sappiamo.
no? Perché alcune di queste cose, l'inflatore per esempio, l'origine della materia oscura, le onde gravitazionali fossili, la gravità, queste cose, sono proprio le sfide del futuro, cioè quelle in cui spero che qualcuno di voi, o qui o da qualche parte sulla Terra, dia, no? Diciamo, noi per certi versi abbiamo raccolto un testimone che per 50 anni cercavano il bosone di Higgs e noi siamo riusciti a acchiapparlo. Per 100 anni cercavano le onde gravitazionali e LIGO e quelli che ora prenderanno il Nobel a Stoccolma hanno dimostrato che no, ci sono. Ecco, io spero che questo succeda anche per il fotone, per la gravità quantistica e la simmetria materia-antimateria è un'altra delle grandi questioni. Cioè la questione è semplice, vi ricordate prima vi dicevo, dal vuoto si estrae uguale quantità di materia-antimateria. Quindi quel vuoto primordiale, con tutta probabilità, abbiamo estratto questi ingredienti in uguali proporzioni. Però il mondo materiale di oggi è tutto di materia e l'antimateria non c'è. Quindi che fine ha fatto l'antimateria? Ci sono tre teorie. La ricerca è apertissima. La prima teoria dice l'antimateria è stata sfavorita, è sparita, perché via via che si producevano generazioni successive, cioè 13,8 miliardi di anni è un sacco di tempo. Quindi la materia, le particelle decadono e producono altre particelle, decadono e così via. No? L'idea è che particelle di materia decadono in particelle di materia, particelle di antimateria decadono in particelle di antimateria. Se questo fosse rimasto così, avremmo ancora uguale quantità di materia e antimateria. Evidentemente qualcuno dice, ci deve essere una piccola asimmetria per cui ogni miliardo di particelle di antimateria che decadono in antimateria, ce n'è una strana che lo fa strano e diventa materia. Cioè, una particella su un miliardo di antimateria che decade in materia produrrebbe, a distanza di miliardi di anni, il fatto che dopo un po' spariscono tutte. Si sono cercate queste anomalie, le abbiamo trovate, ma sono piccole. Quindi le anomalie che abbiamo trovato nel mondo delle particelle elementari, per cui effettivamente quando decadono le particelle di antimateria, ogni tanto qualcuna va in materia, ci sono, ma sono troppo piccole per spiegare il fatto che è sparita. Seconda ipotesi, non abbiamo mai trovato galassie di antimateria, magari ci sono. Noi per ora abbiamo visto solo quelle luminose e forse se cerchiamo le galassie, forse le galassie di antimateria non fanno luce. Forse ci sono dei fenomeni nascosti che sono mascherate, quindi stanno cercando antimateria nello spazio. Intere galassie o stelle che potrebbero essere strane, e noi siamo abituati a quelle normali, che sono quelle di materia. Magari intere zone dell'universo sono occupate da antimateria. Ancora nessun risultato. Terzo risultato, bosone di Higgs, quel meccanismo iniziale di cui si parlava, che lui dà la massa a tutte le particelle elementari, potrebbe essere stato lì il segreto. Cioè in quei primi istanti, quando lui si è installato nel vuoto primordiale, e ha prodotto per ogni particella la differenziata, supponi che avesse una preferenza per le particelle di materia e poteva produrre in quel momento la differenziazione, cioè che dava preferibilmente massa a quelle di materia e teneva quelle di antimateria in uno stadio, diciamo, diverso, per cui si sono estinte. Non lo sappiamo ancora, dobbiamo ora che abbiamo raccolti centinaia, migliaia, ne dobbiamo raccogliere centinaia di milioni di bosoni di Higgs per vedere se lui si accoppia all'antimateria in maniera diversa. Ora, scherzando, siccome la voce accoppiamento ricorda un po' l'attività sessuale, mettiamola così, si cercano le amanti segrete del bosone, mettiamola così. Cioè, se il bosone ogni tanto fa una marachella con... no, forse quella potrebbe essere la spiegazione di questa simmetria. Ecco, collegandomi sempre alle sfide del futuro, volevo chiedere, secondo lei, come si svilupperà la ricerca scientifica nei prossimi anni e quali saranno i progetti del futuro, magari trovare qualche risposta in più sulla materia e l'energia oscura? Sì, è quello di cui, diciamo, stavo già in qualche modo rispondendo, cioè queste cose sono già la fisica del futuro, no? Cioè sono già oggi oggetto di ricerca, ma lo saranno probabilmente per un certo numero di anni, perché ci sono questi 5 o 6 misteri, diciamo, troppo grossi per essere ignorati, no? L'inflatone, cioè l'origine dell'inflazione, la simmetria materia-antimateria, la materia oscura che tiene insieme le galassie, non sappiamo di cosa è fatta, l'energia oscura che fa espandere l'universo a una
velocità che cresce, non abbiamo più pallida idea di cosa sia, l'unificazione di gravità e meccanica quantistica e così via, ce ne sono altre due o tre. E lì si, diciamo, dovete immaginare voi che avete insomma 18-19 anni o giù di lì, sarete adulti in un mondo che è molto diverso da quello che io ho conosciuto quando ero ragazzo come voi. È un mondo in cui la scienza e la tecnologia hanno un valore ancora più importante di allora. Cioè, negli anni insomma 70, quando io ho cominciato a fare l'università, la scienza e la tecnologia erano molto importanti. Oggi sono 100 volte più importanti. Il mondo del futuro, quello in cui voi vivrete, è un mondo in cui chi avrà qualcosa da dire nella scienza e nella tecnologia, come paese, sarà un paese considerato e che godrà di benefici, che avrà ricchezza, poteri e una voce nel mondo. Chi sarà irrilevante in questo campo sarà spazzato via. Cioè voi dovete ragionare in questi termini e la cosa è destinata ad accelerare. Se volete, il petrolio o le materie prime, che quando io ero ragazzo erano considerate le fonti di ricchezza principali di un paese, no? Saranno sempre di più, insomma, irrilevanti. La vera fonte di ricchezza dei paesi, di tutti i paesi, nel XXI secolo è la conoscenza. E voi dovrete fare i conti, se vorrete, diciamo, avere un ruolo personale o un collettivo in questo mondo, con un mondo che è molto diverso da quello che 50 anni fa, cioè la Cina, l'India investono in conoscenza e in informazione ricchezze enormi. Negli ultimi 3 anni in Cina sono state fondate 50 università, tanto per darvi un'idea. E la Corea del Sud, per esempio, visitate i laboratori di università, cioè perché questi sono paesi che hanno capito questo e sono i paesi che con più decisione hanno puntato sull'innovazione e la conoscenza, perché chi dominerà innovazione e conoscenza dominerà il mondo. È molto semplice, no? Basta un'idea innovativa e tu rivoluzioni l'economia. Avete visto ragazzi poco più grandi di noi cosa sono riusciti a fare con un'app, no? Un'app per discutere con gli amici, va bene? Che un ragazzo che fa un'app per discutere con gli amici oggi è uno degli uomini più ricchi del pianeta. E questo è avvenuto in quanto tempo? In 15 anni? 10 anni? Ecco, questa cosa non è destinata ora a cambiare, è destinata a diventare sempre di più così. Quindi, perché la scienza e la tecnologia sono una palestra importante? Anche a prescindere dal fatto che uno poi continui a fare lo scienziato. Perché ti abituano ad affrontare problemi molto difficili, molto complicati. E se dopo adotterai questo stesso atteggiamento anche in altri campi, anche se andrai a fare come io, è successo, le persone che sono andate a lavorare in banca, per esempio, no? Ragazzi che hanno preso il dottorato in fisica e poi sono andati a lavorare nelle banche. Ma hanno fatto delle carriere incredibili perché erano talmente abituati ad affrontare problemi complicati che quando gli hanno detto segui questo mercato, fai dei modelli di simulazione, delle reazioni, cioè per loro è quasi un gioco da ragazzi. La scienza e la tecnologia o direttamente ti dà delle innovazioni che possono cambiare il mondo o ti dà un metodo che dopo potrai applicare in qualunque campo di lavoro tu vorrai lavorare, ti dà una marcia in più. Ti dà una marcia in più perché chi è abituato fin da giovane a confrontarsi con cose difficili, complicate, a lavorare in squadra e a tirare fuori l'idea giusta, sempre, non accontentandosi mai di quello che funziona, ma cercando sempre qualcosa di migliore, quello dovunque lo metti avrà una fortuna, cioè farà qualcosa di buono. Avevamo una domanda che comunque può sorgere spontanea, ovvero come è nata e quando è nata la passione per la fisica? La mia? No, la mia è nata per caso, non prendete esempio da me perché io ero, o forse sì, non lo so, diciamo. Non sono di quelli che da bambino voleva fare lo scienziato, io giocavo a pallone, volevo fare l'aviatore, come tutti i bambini oggi volevano fare magari l'astronauta, insomma, tutto così. È nata un po' per caso. Fra l'altro io ho fatto il liceo classico e c'avevo un insegnante di matematica e fisica, poverina, che era un disastro, cioè che facevo odiare la fisica a tutti. E avevo invece un professore di filosofia bravissimo, quindi amavo la filosofia da morire e odiavo la fisica.
Poi ho deciso di fare, volevo fare architettura perché ancora c'è una grande passione, e poi non ho fatto architettura perché durava 5 anni, invece fisica era 4 anni. Fisica mi piaceva, però, l'ho scelta perché era più breve, che volevo lavorare meno, volevo divertirmi di più, non so come. Però poi mi è venuto, però c'avevo una, alla fine quando trovi dei professori che ti fanno appassionare a una cosa, queste cose che ho cercato un po' di raccontarmi, cioè il fatto che anche se alla vostra età non ci si sente sicuri, anzi io mi ricordo mi sentivo proprio, forse anche al primo anno di università mi sembrava di essere più scemo, perché venivo dal classico, quindi questi parlavano di derivate, equazioni, insomma, non so neanche da dove cominciare. C'avevo un deficit di preparazione, allora era così, ora un po' meno, ma allora era molto pesante, no? C'era proprio una separazione tra studi umanistici e studi scientifici. Però ecco, poi una volta che ti viene la passione, che ti fanno intravedere che anche se tu pensi di non farcela, trovi quegli insegnanti che dicono guarda che sono cose meravigliose, e tu ce la puoi fare, no? Ti capisci che c'è questa fiducia, e lì poi mi è scattata la curiosità e la passione, e poi non so come sono finito qua. Ma no, questo lo dico anche perché delle volte non succede che alla vostra età uno non ha idee chiarissime, ci sono quelli che hanno già idee chiare e quelli che ne hanno meno chiare, e dico sempre a tutti di non preoccuparsi più di tanto, diciamo, certamente di star sempre a guardare dentro di sé e di scegliere qualcosa per il quale si ha passione, quello sì, però essere pronti anche a cambiare idea, no? Perché può succedere che uno inizialmente sceglie una cosa che poi in realtà vedi che non è troppo confacente e magari si pente e vorrebbe buttarsi su qualche altra cosa. Dico sempre, pensaci bene, chiaramente, però a un certo momento sei convinto a farlo. Aver perso un anno, non succede niente, diciamo. Quello che conta è che uno dentro di sé a un certo momento, come è successo a me, a un certo momento io ho detto queste cose mi piacciono da morire. E le fai, quelle cose lì a un certo punto le fai anche se fregandosene se troverai lavoro, le fai perché ti piacciono. Ecco, quando fai così vedrai che puoi trovare lavoro, avere soddisfazione, andrà tutto bene. Cioè non preoccuparsi troppo del, anche le famiglie lo so che sono un po' rompe, che dicono ma sta attento, scegli questo. Sì, ascoltare, però alla fine la vita è vostra e voi dovete, diciamo, sentire dentro di voi se c'è qualche cosa che vi dà passione. Ecco, se c'è qualcosa che vi dà passione, andate avanti per la vostra strada, magari non realizzerete i vostri sogni, ma io sono sicuro non ve ne pentirete mai. Direi di chiudere qua, penso che la serata sia stata molto molto intensa e molto densa, sia nei contenuti ma anche nella trasmissione, attraverso anche queste ultime parole, di questa passione, di questa tensione. Sottolineo la parola, come diceva il professor Tonelli, l'importanza della conoscenza. La materia, non l'ho detta io questa frase, ma la materia principale che noi abbiamo è la materia grigia. Ed è questo che dobbiamo sfruttare con la nostra passione, con i nostri sogni e quant'altro. Grazie a tutti e io colgo l'occasione per invitare voi, ma insomma anche tramite voi altre persone, non solo alla conferenza di domani o dopodomani, ma anche alle varie iniziative che ci sono sempre legate a questo anniversario dei 150 anni della nascita di Marie Curie, delle mostre o comunque delle varie iniziative che stiamo facendo. Grazie, buonasera, arrivederci e grazie al professor Tonelli per aver venuto al seminario.